1, 2, 3, prova. Prova di amplificazione. 1, 2, 3. Buongiorno, benvenuti. Siamo in di Tor di Quinto a Roma, dove tra qualche istante inizierà la cerimonia militare per le celebrazioni del 157esimo anniversario della Costituzione dell'Esercito Italiano. Nello studio che vedete allestito per l'occasione ospiteremo tanti colleghi, tanti ufficiali, sottufficiali graduati che saranno qui con noi e ci racconteranno delle storie. Tanti gli ospiti presenti, tante le autorità che interverranno in questa giornata di festa, ma anche molta gente comune, molte scolaresche, molte famiglie che con la loro presenza vogliono testimoniare quell'affetto e quella vicinanza che nutrono verso tutti gli uomini e le donne dell'esercito italiano. 4 maggio 1861, con la famosa nota numero 76, l'allora ministro della guerra Manfredo Fanti decretava la nascita dell'esercito italiano abolendo l'antica denominazione di Armata Sarda. Da allora sono passati 157 anni di campagne militari, di missioni internazionali, di interventi in aiuto, in soccorso alle popolazioni. 157 anni di storia d'Italia, perché non si può parlare di storia d'Italia se non si parla della storia dell'esercito italiano e viceversa. 4 maggio 1861, 4 maggio 2018. Partiamo da qui con il nostro primo video. Vista la legge in data 17 marzo 1861, con la quale Sua Maestà ha assunto il titolo di Re d'Italia, il sottoscritto rende noto a tutte le autorità, corpi e uffici militari che d'ora in poi il Regio Esercito dovrà prendere il nome di Esercito Italiano, rimanendo abolita l'antica denominazione di Armata Sarda. Firmato Manfredo Fanti, ministro della guerra. Abbiamo visto questa carrellata di foto storiche con le quali idealmente, virtualmente abbiamo voluto ripercorrere 157 anni di storia dell'esercito italiano. C'è da dire però che il 4 maggio 1861 è solo formalmente la data di costituzione dell'esercito italiano, perché in realtà l'esercito è composto al suo interno da tutta una serie di specialità e di corpi che in realtà nascono ben prima dell'unificazione d'Italia. Ne parliamo con il nostro primo ospite della diretta, è qui seduto accanto a me, il tenente colonnello Domenico De Luca, ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito. Benvenuto colonnello. Buongiorno, buongiorno a tutti. Colonnello, 4 maggio 1861 nasce finalmente un esercito nazionale. Com'era composta questa nuova entità e quali furono le difficoltà iniziali? Esatto, le forze armate italiane nascono dal processo di accorpamento di tutte le risorse militari degli stati preunitari con quelle del Regno di Sardegna. Il decreto del 4 maggio 1861 di fatto sancisce l'unificazione in un unico organismo, in un unico corpo, di tutte le, della tradizione militare piemontese con tutte le diverse anime militari già presenti nel paese.
vi entrarono a far parte tra l'estate del 1859 e il 1861 gli eserciti e le marine degli stati preunitari, quindi tutti gli ufficiali, i soldati di professione, i soldati di leva e numerosi volontari. La prima componente a confluire nell'esercito fu appunto quella volontaristica, incarnata dall'esercito della Lega Italiana Centrale, composta da Toscana, dai Ducati di Parma e di Modena e dalle ex legazioni pontificie della Romagna. Lo stesso generale Fanti, il ministro della guerra, era un ufficiale della Armata Sarda proveniente dal Ducato di Modena. Da lì a poco confluiranno nell'esercito anche numerosi ufficiali garibaldini dell'esercito meridionale, tra cui il generale Bixio e il generale Sirtori, e numerosi ex borbonici, tra cui vi voglio ricordare la figura del generale Enrico Cosens, che nel 1882 ricoprirà poi la carica di capo di Stato Maggiore. Infine nel 1866, quindi ben 5 anni dopo la Costituzione, a seguito della conquista del Veneto, entrano a far parte dell'esercito anche gli italiani ex sudditi asburgici. Una compagine così variegata di corpi, tradizioni e culture spiega da sé come il nome di esercito italiano assegnato a questo nuovo organismo volesse dare di fatto un carattere nazionale che doveva essere ancora assunto e compreso. Basti pensare che era molto complesso far funzionare un esercito in un paese in cui la maggior parte delle persone parlava solo il dialetto come unica lingua, e l'indice di analfabetismo sfiorava il 75%. Malgrado queste difficoltà, l'esercito partirà con tutte le sue funzioni. Colonnello, quali furono i compiti che furono assegnati all'esercito italiano già all'atto della sua costituzione nel 1861? L'esercito del 1861 riceve 3 compiti principali: la garanzia dell'ordine sociale, quindi dell'ordine interno, la garanzia dell'indipendenza del nuovo Stato e quindi la difesa dalle minacce provenienti dall'esterno, e non ultimo e non meno importante, una funzione di strumento di costruzione identitaria del neonato Stato italiano. Per quanto riguarda il fronte interno, l'esigenza della prima ora fu quella di garantire l'indipendenza del nuovo Stato dalla ribellione post-unitaria proveniente dal meridione, quindi l'esercito fu impegnato a combattere il fenomeno del brigantaggio. Ancora sul fronte esterno, nel 1866 l'impegno fu già impegnato a combattere contro l'impero austriaco in quella che noi italiani chiamiamo la terza guerra di indipendenza. E infine, per quanto riguarda la funzione non meno importante di unificazione, tra tutti gli strumenti a disposizione del Regno d'Italia, la nuova istituzione militare si configurò sin da subito come lo strumento principale. Questo aspetto condizionò di fatto e non poco l'evoluzione dei primi anni del nostro esercito, imponendo dei vincoli alla struttura organizzativa e di riflesso alla capacità di svolgere le funzioni tradizionali. Primo fra tutti, una capillare e complessa distribuzione sul territorio. Basti pensare che quasi tutte le città italiane di medie dimensioni ospitavano almeno un'unità di livello battaglione. Inoltre un macchinoso sistema di reclutamento nazionale e non regionale, secondo il quale i reggimenti non potevano reclutare giovani dal territorio all'interno del quale operavano, ma le ricevevano reclute da tutti gli altri distretti regionali. Malgrado tutte queste difficoltà, l'esercito fu in grado di assolvere ai suoi compiti istituzionali e soprattutto alla funzione di scuola della nazione, che poi, come sappiamo, raggiungerà il suo coronamento nel corso della Grande Guerra. Quindi, insomma, possiamo dire che uno dei compiti più importanti che fu affidato all'esercito italiano fu proprio quello di creare, di formare quelli che sarebbero stati i futuri italiani. Esatto. Il quadro di situazione all'interno in cui mosse i primi passi l'esercito era veramente complesso, per carenza di fondi, per carenza di una tradizione militare comune, ma anche e soprattutto per la carenza proprio di cultura. I nostri soldati non parlavano l'italiano, furono istituiti, che era la lingua con cui venivano impartiti gli ordini, furono quindi istituite scuole reggimentali per fornire una formazione di base. Ringraziamo il tenente colonnello Domenico De Luca, grazie colonnello, ufficio storico dello Stato Maggiore.
Ricordiamo per chi si fosse collegato solo in questo momento che siamo in diretta sui canali social da Tor di Quinto a Roma, dove tra qualche minuto inizierà la cerimonia per le celebrazioni del 157esimo anniversario della Costituzione dell'Esercito Italiano. È atteso l'arrivo del Ministro della Difesa Roberta Pinotti, che sarà accompagnata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Claudio Graziano e dal Generale di Corpo d'Armata Salvatore Farina, il padrone di casa, il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Cerimonia durante verranno consegnate delle onorificenze, delle ricompense a dei colleghi che si sono particolarmente distinti nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali per attaccamento alle istituzioni, spirito di sacrificio, senso del dovere, altruismo, coraggio, tutte qualità che devono essere proprie di un soldato dell'Esercito Italiano e che potremmo riassumere in due semplicissime parole: etica militare. Ne parliamo con il nostro secondo ospite di questa diretta, è qui seduto accanto a me, ma ve lo presento dopo. Prima vediamo la sua storia in questo breve video. E quindi ve lo presento, Caporal Maggiore Capo Ferdinando Giannini, medaglia d'argento al valore e al merito civile concessa nel 2004 dall'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Ferdinando, benvenuto, grazie per essere qui. Grazie a voi per l'invito. Ferdinando, noi ci conosciamo già, mi permetto di darti del tu. Siamo qui per raccontare la tua vicenda, che è particolare. La tua storia inizia l'8 novembre del 2002... Eri a bordo della tua autovettura, fuori dal servizio, percorrevi l'autostrada A14 e a un certo punto lì cambia, la tua vita cambia radicalmente. Che cosa è successo? Esatto, ero su un tratto dell'autostrada, vedo una macchina incidentata, mi fermo a soccorrere e poi, dopo esserci riuscito, tra virgolette, arriva un camionista completamente addormentato o distratto e fa veramente strike, facendo due vittime. E io, prima di chiamare mia madre al telefono e dire che avevo avuto un piccolo incidente, sono riuscito un attimino a capire dove ero e poi sono andato completamente in coma. E dall'8 novembre 2002 è cambiata completamente la mia vita, perché poi mi sono svegliato, grazie a Dio, dopo 10 giorni di coma, in uno stato un po' vegetativo. Poi, tra l'altro, è stato anche difficile capire cosa mi era successo, anche perché ricordo benissimo che c'era un'infermiera ed era già preoccupata che mi vedeva sveglio. Dice: ma come ti sei svegliato? Perché mi davano quasi per morto. E poi io all'infermiera gli avevo detto: guarda, mi fa male la gamba. E lei è stata bravissima, me l'ha sistemata. Ho detto: però non questa, l'altra. E stava quasi per svenire, dice: guarda, ti dobbiamo parlare. È tornata con due dottori, dice: guarda, sei stato completamente investito, anche la gamba sinistra non sappiamo come reagirà, perché ti abbiamo operato dappertutto e quindi, ahimè, la destra l'abbiamo amputata, anzi disarticolata all'altezza dell'anca. Lì è partito ovviamente uno sconforto impressionante, perché non immaginavo mai e poi mai di ritrovarmi un giorno, tra virgolette, all'inizio sulla sedia a rotelle, poi grazie alle forze, alla capacità e alla riabilitazione a riprendere anche in mano le stampelle. Però ti ritrovi a ripercorrere una vita che in realtà non avevi programmato. E lì sono veramente caduto nello sconforto, come dicevo prima. Però
Poi di solito io dico, quando si chiude una porta poi si apre un portone, si è riaperto un portone veramente meraviglioso dove ho scoperto nuovi amici, ho scoperto di poter ancora indossare la divisa nel ruolo d'onore, ho scoperto un nuovo modo di come dire, non solo di lavorare, ma mettermi anche in discussione nella mia vita. E così è ricominciata anche la mia vita con delle mansioni diverse. Ferdinando, sembra quasi paradossale. Si vede dalle tue medaglie. Tu sei stato diverse volte in missione all'estero e sei tornato in Italia sempre senza un graffio. Addirittura mi dicevi che non sapevi nemmeno come era fatto un ospedale. Paradossalmente il trauma peggiore della tua vita lo subisci in Italia prestando aiuto a delle persone. Che effetto ti fa ripensare a quel giorno? È un effetto molto strano, è vero, lo dico spesso. Ho fatto diverse missioni all'estero, diversi addestramenti davvero tanto pericolosi, però non mi è mai capitato nemmeno di conoscere l'infermeria nella mia vita. Ed è un effetto strano, però d'altra parte lo metti in conto nella tua vita, perché quando sposi la divisa, sai benissimo che sposi anche un progetto di vita, quindi sposi anche l'idea di mettere in discussione la tua vita per il prossimo. Ferdinando, adesso io ti faccio una domanda che potrebbe sembrare complicata, però alla luce di quella che è stata la tua vicenda personale ritengo che tu sia la persona più adatta per rispondere. Che cos'è per te, che cos'è per Ferdinando Giannini l'etica militare? L'etica militare è in qualche modo sposare non solo un progetto di vita, anche perché io penso che questo non è semplicemente il lavoro più bello del mondo, ma è una vocazione. L'etica militare significa sapere di fare un giuramento, sapere che quel giuramento ti può portare anche all'estremo saluto, tra virgolette, allo stremo atto, però è anche in qualche modo cercare di farsi promotore della pace. Noi militari veniamo visti molto spesso solo all'estero come promotori della pace. Io invece penso che siamo promotori della pace non solo all'estero, ma anche in Italia, anche nelle nostre famiglie, tra gli amici. Siamo operatori di pace. Sposare questa divisa significa in qualche modo essere d'aiuto al prossimo. Quindi sposare un'etica che va controcorrente in questo mondo reale, dove pensa magari agli interessi personali. Bene, no, il militare non sposa l'interesse personale, sposa l'interesse di tutti, mettersi al servizio di tutti. Questo per me è l'etica militare. Ferdinando, grazie davvero per il tempo che ci hai voluto dedicare. Il caporalmaggiore capo Ferdinando Giannini, medaglia d'argento al valore e al merito civile. Grazie Ferdinando, buon 4 maggio. Grazie a voi, auguri a tutti. Allora, con l'aiuto della regia adesso andiamo con le immagini sul luogo della cerimonia. Abbiamo parlato fino a questo momento di storia militare ed etica militare, due aspetti molto importanti della organizzazione militare, ma ricordiamo che l'esercito è una forza armata all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, che investe molto sul futuro, investe molto nella tecnologia, ma investe molto su quella che è la componente più importante dell'esercito italiano, che è il suo personale e la formazione del personale militare. Di quest'ultimo aspetto ne parliamo con il terzo ospite di questa nostra diretta, il capitano Enrico Messano, e qui accanto a me ufficiale del comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'esercito. Benvenuto Enrico. Grazie Gianfilippo, buongiorno. Enrico, tra qualche minuto inizierà la cerimonia militare per questo 157esimo compleanno dell'esercito. Vedremo che nella brigata di formazione ci sarà una compagnia composta da allievi dei licei militari, quindi parliamo di Scuola Militare Teulie di Milano, Scuola Militare Nunziatella di Napoli, a dimostrazione del fatto che insomma, l'esercito presta una certa attenzione verso quella che è la formazione del proprio personale.
Tu hai frequentato l'Accademia Militare, noi ci siamo conosciuti là, sei anche un ex allievo della Scuola Militare Nunziatella e adesso presti servizio al Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito, che è l'ente che è preposto, che è responsabile per la formazione e specializzazione di tutto il personale militare. Quanto è importante oggi concretamente questo settore? Beh, è fondamentale per i militari oggi che il personale sia formato e professionalmente specializzato, altamente specializzato, alla luce di quelli che sono gli scenari di impiego che vedono l'esercito italiano contribuire, quindi portare del personale sia su territorio nazionale che all'estero. E tali scenari richiedono oggi una sempre maggiore capacità e quindi autonomia decisionale, quindi di prendere decisioni sin dai minimi livelli, per cui gli ufficiali come anche i sottufficiali sono portati a dover prendere, si trovano spesso in delle situazioni in cui debbano prendere delle decisioni in maniera assolutamente autonoma. E quindi la Forza Armata, l'esercito italiano, punta molto su quella che è la formazione degli allievi dell'Accademia Militare di Modena e della Scuola di Applicazione di Torino, ma anche degli allievi marescialli della Scuola Sottufficiali di Viterbo. E in questi istituti di formazione gli allievi seguono dei percorsi universitari che li porteranno poi al conseguimento di una laurea specialistica o magistrale, ovviamente diversa a seconda della categoria, ma anche di quelle che sono le specialità di appartenenza, e all'interno di questi istituti si approfondiscono quelle materie sia giuridiche che scientifiche che serviranno poi loro per poter meglio comprendere le discipline tecnico-militari. Enrico, però si punta molto anche sui sottufficiali, sui graduati e sui volontari di truppa che, ricordiamo, costituiscono l'ossatura vera e propria di questa forza armata, l'ossatura dell'esercito italiano. Assolutamente, le considerazioni fatte valgono anche per i sergenti come per i graduati e volontari in ferma prefissata dell'esercito, e la Forza Armata offre la possibilità da diversi anni di corsi di specializzazione per ad esempio i volontari in ferma prefissata di 1 e 4 anni, sia attinenti al proprio incarico, quindi a ciò che materialmente andranno a svolgere, ma anche dei corsi per poter approfondire delle materie importanti quali l'informatica e la lingua inglese. Formazione e addestramento, dunque, da circa un decennio è cambiato radicalmente il modo in cui unità e reparti dell'esercito si addestrano, e questo è naturale, è comprensibile, perché all'estero gli scenari internazionali cambiano continuamente, si modificano le minacce, si modificano i contesti, e quindi l'esercito deve essere sempre pronto a rispondere alle nuove sfide del domani. Enrico, come si addestra l'esercito italiano oggi? Beh, l'addestramento, facendo una piccola premessa, è da sempre la ragion d'essere della Forza Armata, in quanto garantisce la necessaria preparazione sia tecnico-professionale ma anche etica, che permette di poter far fronte a, come dicevi prima, a tutti quegli scenari e quindi alle sfide e ai compiti che vengono affidati all'esercito italiano. E a tal proposito vengono ricreati degli scenari che siano il più possibile realistici e che permettano quindi a tutto il personale di potersi addestrare, quindi di far fronte a delle situazioni che siano complesse e difficili. In tale contesto si inserisce il Centro di Simulazione e Validazione dell'Esercito, il CESIVA di Civitavecchia, che è il principale riferimento per l'esercito italiano per quanto riguarda l'approntamento sia dei posti comando ma anche degli staff e delle unità che sono di previsto impiego all'estero. Dal CESIVA, quindi da questo centro, dipendono i CAT, ovvero i centri di addestramento tattico, che sono dei centri di forza armata deputati proprio all'addestramento e all'approntamento delle unità che andranno ad operare sul terreno, e sono specializzati poiché utilizzano, quindi impiegano, dei sistemi di simulazione che permettono al personale di
fronteggiare a qualsiasi situazione e ovviamente, come detto prima, sono tecnologicamente avanzati e quindi sfruttano l'utilizzo di alcuni sistemi molto moderni, quali il laser ad esempio, che permettono anche degli abbattimenti di costi e una riduzione di quello che è il possibile impatto ambientale. Questi centri sono 5 e sono differenti l'uno dall'altro in base a quelle che sono le capacità intrinseche di ogni centro e anche in base a quelli che sono gli obiettivi addestrativi che si prefiggono. E sono suddivisi sul territorio nazionale in varie località, ovvero a Capoteolada, quindi in provincia di Cagliari, a Monte Romano, quindi in provincia di Viterbo, a Cesano di Roma, a Torre Veneri, in provincia di Lecce e a San Giorgio di Brunico, in provincia di Bolzano. Enrico, grazie per la tua testimonianza. Ricordiamo, il capitano Enrico Messano viene in forza al Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito, che è l'ente responsabile per la formazione e la specializzazione di tutto il personale militare, quindi indipendentemente dal grado della categoria alla quale questo personale appartiene. Enrico, rimani qui con me perché commenteremo insieme tra qualche istante l'inizio di questa cerimonia militare. Ricordiamo che siamo in diretta dall'ippodromo militare di Tor di Quinto a Roma, dove tra qualche minuto inizierà la cerimonia militare per i festeggiamenti del 157esimo anniversario della Costituzione dell'Esercito italiano. Prego la regia di andare con le immagini dal luogo della cerimonia, perché gli spalti si stanno riempendo. Ecco, vedete in questo momento il settore della tribuna destinato alle autorità, tante le autorità naturalmente militari presenti, ma saranno presenti anche molte autorità politiche. La massima è attesa la massima autorità politica a questa cerimonia, che è il vicepresidente del Senato della Repubblica, onorevole Ignazio La Russa. Ci sarà anche il vicepresidente della Camera, onorevole Mara Carfagna. Colgo l'occasione, in attesa che la banda dell'Esercito faccia il suo ingresso sul luogo della cerimonia insieme alla brigata di formazione, insieme a ai reparti in armi, colgo l'occasione per ringraziare i colleghi del Comando Trasmissioni dell'Esercito di Roma e i colleghi del 28esimo Reggimento Comunicazioni Operative Pavia di Pesaro per il supporto fornito alla regia. Questa diretta è interamente ideata e realizzata dall'Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione dello Stato Maggiore dell'Esercito. 157 anni fa veniva costituito formalmente l'Esercito italiano con la famosa nota 76 firmata dall'allora ministro della guerra Manfredo Fanti. Ne abbiamo parlato prima con il tenente colonnello Domenico De Luca dell'ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito. Poi abbiamo avuto il caporal maggiore capo Ferdinando Giannini, medaglia d'argento al valore e al merito civile concessa dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nel 2004. La vicenda di Ferdinando Giannini è molto importante, testimonia quel senso del dovere che ciascun militare appartenente all'Esercito italiano possiede intimamente e che è in grado di dimostrare anche al di fuori del servizio, non soltanto quando è in servizio. Nel frattempo, dal luogo della cerimonia, la banda dell'Esercito si sta preparando, è atteso l'arrivo del ministro della Difesa Roberta Pinotti, che sarà l'autorità politica alla quale la brigata di formazione, i reparti in armi presenteranno le armi, e quindi la resa degli onori sarà fatta al ministro della Difesa Roberta Pinotti. Tante le autorità civili presenti, ci sarà naturalmente il sindaco di Roma Virginia Raggi, il sottosegretario alla difesa onorevole Domenico Rossi e molte altre autorità civili locali e dello Stato. In questo momento vediamo la tribuna che si sta riempendo. Prego, con le immagini, dimostrare anche i mezzi schierati sul piazzale, sul luogo della cerimonia. Davanti a questi mezzi si schiererà la brigata di formazione. Sentiamo
In questo momento lo speaker della cerimonia in sottofondo che invita gli ospiti a prendere posto sulle tribune. In questo momento vediamo anche una delegazione, anzi più delegazioni di rappresentanti delle forze armate di paesi che sono alleati o amici dell'Italia, quindi di paesi che fanno parte dell'Alleanza Atlantica, della NATO o di paesi che comunque sono militarmente amici dell'Italia e della NATO. Vediamo il sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito accompagnato da molte autorità militari. Il comandante per la formazione, la specializzazione e dottrina dell'esercito. Nel frattempo tutto è pronto per l'ingresso dei reparti militari. Molte anche le scolaresche presenti, tanti giovani, e questa è davvero una bella immagine. Tra l'altro è uscito anche il sole, questa è una fortuna perché insomma ieri qui a Roma pioveva. Enrico, tu abiti pure a Roma, confermi? Assolutamente confermo, e dalle previsioni ci attendevamo sicuramente uno scenario diverso, quindi è una bellissima sorpresa ed è davvero bello vedere che c'è la possibilità di assistere alla cerimonia in maniera così gioviale e con questo clima assolutamente positivo, poiché come hai detto tu poc'anzi la pioggia era in agguato, tant'è che anche questa mattina tante nubi erano minacciose, ma a quanto pare questa giornata è positiva non solo per quello che rappresenta per noi personale della Forza Armata, ma anche perché appunto ci troviamo sotto questo bel sole e quindi ce la possiamo godere tutta insieme. Sì, effettivamente è così. Ieri pioveva, diluviava quasi in diversi quartieri, in diverse zone di Roma. Adesso per fortuna è uscito il sole, quindi anche il sole vuole contribuire a questi festeggiamenti dei 157 anni dell'esercito italiano. Durante questa diretta, che ricordiamo è una diretta sui canali social, pagine ufficiali dell'esercito italiano, parliamo di pagine ufficiali Facebook e YouTube dell'esercito italiano, potrete rivederla comunque tutte le volte che vorrete perché rimarrà memorizzato come video sulla pagina ufficiale Facebook e YouTube dell'esercito. Dicevo, durante questa diretta si darà molto spazio a quello che è il personale dell'esercito italiano, che ripeto è la componente più importante di questa forza armata, e si darà spazio quindi al personale. Ci saranno nella compagnia di formazione, nella brigata di formazione, ci saranno reparti provenienti praticamente da tutta Italia e appartenenti a tutti i corpi e le specialità dell'esercito. Con il capitano Enrico Messano abbiamo parlato prima della compagnia composta dagli allievi dei licei militari, quindi degli allievi delle scuole militari Teolier di Milano e Nunziatella di Napoli, ma ci saranno anche militari di reggimenti operativi come il reggimento Granatieri di Sardegna con l'uniforme storica del 1800, ci saranno i lancieri di Montebello, ci saranno reparti carristi, lagunari del reggimento Serenissima, artiglieri paracadutisti del 185esimo reggimento di Bracciano, alpini del 9° reggimento dell'Aquila e poi personale proveniente dal comando logistico dell'esercito, nel quale è inquadrata anche la componente cinofila dell'esercito in forza al centro militare veterinario dell'esercito di Grosseto. Adesso cederei la linea alla regia perché lo speaker sta annunciando l'ingresso della brigata di formazione sul luogo della cerimonia. Ci vediamo dopo per il proseguo della diretta. Buona visione. Complesso musicale diretto dal 21 gennaio 2013 dal maestro Antonella Bona è noto in ogni parte del mondo per la varietà del suo repertorio, per l'accuratezza delle esecuzioni e per il fascino della sua uniforme storica.
La banda dell'esercito oggi può essere considerata una formazione orchestrale completa, pienamente affiatata ed impegnata nella continua ricerca della migliore preparazione musicale. La banda dell'esercito è un complesso musicale che, oltre a far fronte agli impegni istituzionali e di rappresentanza, svolge una intensa attività concertistica che l'ha vista presente in tutte le città italiane dove ha suonato nelle principali piazze, sale e teatri, tra cui dobbiamo ricordare il Massimo di Palermo, il Petruzzelli di Bari, il San Carlo di Napoli, la Fenice di Venezia, il Reggio di Torino, la Scala di Milano, il Reggio di Parma, ed ha partecipato alle attività artistiche più significative del panorama musicale italiano. La cerimonia odierna, preceduta dalla deposizione di una corona di alloro al Sacrario dei Caduti presso lo Stato Maggiore dell'Esercito, da parte del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Salvatore Farina, vuole rappresentare anche un modo per essere vicini ed onorare tutti i soldati che in ogni tempo si sono prodigati in Italia e all'estero per la salvaguardia della sicurezza nazionale e per il mantenimento della pace nel contesto internazionale. Il 4 maggio 1861, con la nota 76, veniva abolita l'antica denominazione di Armata Sarda e nasceva l'Esercito Italiano. Vista la legge in data 17 marzo 1861, con la quale Sua Maestà ha assunto il titolo di Re d'Italia, il sottoscritto rende noto a tutte le autorità, corpi ed uffici militari che d'ora in poi il Regio Esercito dovrà prendere il nome di Esercito Italiano, rimanendo abolita l'antica denominazione di Armata Sarda. Firmato Manfredo Fanti, Ministro della Guerra. Tale semplice nota sottolineava la genesi di un nuovo esercito che, innestandosi sulla solida struttura delle tradizioni militari delle truppe piemontesi, protagoniste con i giovani volontari garibaldini delle guerre del Risorgimento, andava ad affiancarsi alla rinnovata entità politica, divenendo in tal modo l'esercito di tutti gli italiani. Ma in realtà le origini e le tradizioni dell'esercito italiano risalgono a tempi ben più antichi. Sono infatti trascorsi 359 anni dalla data del 18 aprile 1659, quando il duca Carlo Emanuele II di Savoia, volendo disporre di militari addestrati e pronti all'impiego, indisse un bando per reclutare 1200 uomini da incolare in un reggimento dentro delle guardie. Questo evento segnò il passaggio verso la costituzione di unità permanente di soldati in sostituzione di reparti reclutati in modo improvvisato sulla spinta dell'emergenza della guerra. Il reggimento delle guardie, gli eredi sono oggi granatieri di Sardegna, divenne così il primo reparto permanente dell'esercito d'Europa, composto esclusivamente da professionisti. Reggimento e da quelli costituiti successivamente traggono origine i valori di onore, lealtà e coraggio che oggi come ieri ispirano l'operato dei militari delle nostre forze armate, impegnati in diverse aree e regioni del mondo e in patria, con la professionalità e l'efficienza di sempre. Nel nostro esercito vivono oggi più di tre secoli di tradizioni. I valori che animano i giovani italiani sono gli stessi di coloro combattuto per l'unità nazionale, valori che quotidianamente vengono mostrati da coloro che operano nelle missioni di pace in ambito internazionale. L'esercito va sempre in prima linea nelle missioni di sicurezza internazionale, dalla Somalia alla Lettonia, dal Mali al Pakistan, passando per il Niger, la Libia, la Turchia e l'Iraq, che si sono andate ad aggiungere alle operazioni ormai consolidate nei Balcani, in Libano e in Afghanistan. Un impegno intenso, fuori dai confini nazionali, avviato già nel 1982 con la prima missione in Libano. Oggi, con circa 3.700 soldati impiegati nei vari teatri operativi, l'esercito rappresenta il 70% delle forze del comparto difesa impiegate all'estero. Questo ruolo attivo sullo scenario internazionale è stato riconosciuto anche con l'assegnazione della leadership di due missioni, in Kosovo e in Somalia,
e costituisce un tangibile riconoscimento del ruolo fondamentale ricoperto dall'Italia nello scenario internazionale. Non da meno l'impegno nel territorio nazionale, che vede ben 7.000 uomini e donne impiegati nell'operazione Strade Sicure, nonché tutti gli uomini e le donne che dal 24 agosto 2016 operano diuturnamente a favore delle popolazioni terremotate nel Lazio, Umbria e Marche. La brigata di formazione schierata è costituita da 2 reggimenti in armi per un totale di 700 uomini e donne che simboleggiano tutte le armi, le specialità e i corpi di questa plurisecolare istituzione. Il primo reggimento, comandato dal colonnello Raffaele Aruanno, comandante del primo reggimento Aves, è costituito da una compagnia di allievi delle scuole militari Nunziatella e Teulier, da una compagnia del primo reggimento Granatieri di Sardegna in grande uniforme di rappresentanza, da uno squadrone del reggimento Lancieri di Montebello in grande uniforme di rappresentanza, da una compagnia di formazione su 2 plotoni del primo reggimento Antares e un plotone del quarto reggimento Carri. Il secondo reggimento agli ordini del colonnello Davide Dettori, comandante dell'undicesimo reggimento Trasmissioni, è costituito da 4 compagnie così articolate. Una compagnia di formazione su 2 plotoni del 185esimo reggimento Artiglieria Paracadutisti Folgore e un plotone del reggimento Lagunari Serenissima. Una compagnia di formazione su 3 plotoni del 9° reggimento Alpini con le uniformi previste per le varie tipologie di impiego. Una compagnia di formazione su un plotone del 6° reggimento Genio Pionieri, un plotone dell'undicesimo reggimento Trasmissioni e un plotone della scuola Trasporti e Materiali, una compagnia del primo reggimento Bersaglieri. Il comandante della brigata di formazione, generale di brigata Paolo Raudino, che in qualità di comandante della brigata Granatieri di Sardegna è sia aiutante di campo onorario del Presidente della Repubblica, sia dal 1 luglio 2017 comandante del raggruppamento Lazio, Umbria, Abruzzo nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, assume il comando dello schieramento. Reggimenti, attenti! Presenta! Onori al comandante della brigata di formazione. Banda dell'esercito, primo e secondo reggimento di formazione. E siamo tornati momentaneamente in studio per la brigata di formazione. Si è appena schierata davanti alle tribune. Il comandante della brigata di formazione, il generale di brigata Paolo Raudino, ha assunto il comando dello schieramento. Prego la regia di tornare con le immagini dai reparti schierati in armi, perché è il momento dell'ingresso dei labari delle associazioni combattentistiche e d'arma. Fanno il loro ingresso sul luogo della cerimonia per andare poi a posizionarsi di fronte ai reparti schierati proprio sotto la tribuna. Questo momento che precede la cerimonia ha un significato particolare, vero Enrico? Assolutamente sì, poiché con la loro presenza le associazioni combattentistiche e d'arma testimoniano quel saldo legame che è esistente tra le nuove generazioni di militari e quelle più anziane che ci hanno preceduto.
Tuttavia è da considerare il fatto che per queste persone l'esercito era completamente diverso, quindi quello che noi viviamo oggi è completamente differente da quello che hanno vissuto loro 10 o piuttosto che 20 anni fa. Infatti la leva obbligatoria è stata sospesa e adesso per poter accedere alle carriere militari è necessario sostenere un concorso pubblico. Tuttavia è necessario portare e guardare assolutamente con rispetto queste persone, poiché se oggi l'esercito italiano è una delle migliori forze armate del mondo è grazie anche al loro lavoro. Tra l'altro c'è anche una sottile differenza tra associazioni combattentistiche e associazioni d'arma. Spesso siamo portati a pensare che siano la stessa cosa, che siano perfino dei sinonimi, ma non è così, giusto Enrico? Esatto, non è così. Infatti le associazioni combattentistiche radunano tutti coloro che o hanno combattuto in guerra o comunque sono reduci di guerra o di prigionia. E questo al di là di quella che può essere una distinzione tra le diverse categorie dell'esercito e le diverse armi e corpi della forza armata. Mentre invece le associazioni d'arma sono composte dagli ex appartenenti o dagli appartenenti ad un'arma o un corpo specifico dell'esercito. Per cui, per fare un esempio, l'Associazione Nazionale dei Carristi sarà composta da personale che è in servizio o ha prestato servizio nelle truppe corazzate, quella degli alpini da alpini e così via. E sono davvero tante le associazioni combattentistiche d'arma che in questo momento vediamo marciare di fronte allo schieramento in armi. Ci vorrebbe davvero molto tempo per nominarle tutte, quindi non ce ne vogliate se non possiamo farlo in questa sede. Per elencarne qualcuna, vediamo il gruppo Decorati Ordine Militare d'Italia, il gruppo Medaglie d'Oro al Valor Militare, le associazioni nazionali mutilati e invalidi di guerra, l'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare, le associazioni nazionali combattenti e reduci, cavalieri di Vittorio Veneto, volontari di guerra e molte, molte altre rappresentanze di associazioni, federazioni e unioni. Non da ultimo sfilano le associazioni nazionali d'arma e di specialità. Le ricordiamo: l'Associazione Nazionale del Fante, dei Granatieri di Sardegna, quella dei bersaglieri, degli alpini, dei carristi, a seguire le associazioni di tutte le altre armi e corpi dell'esercito italiano. Intanto vengono resi gli onori al Gonfalone di Roma Capitale, che è decorato di medaglia d'oro al valor militare. Vengono resi gli onori anche ai gonfaloni della Regione Lazio e della città metropolitana di Roma Capitale. Andiamo con le immagini sul luogo della cerimonia. Gonfaloni che saranno portati dai gonfalonieri, che sono rappresentanti del Corpo di Polizia di Roma Capitale e della Polizia Provinciale di Roma. Ora, per chi non lo sapesse, il gonfalone è un vessillo che rappresenta il proprio comune, la propria città, la propria regione. Consiste in un drappo di diverse colorazioni che è appeso a un'asta verticale e ad un'asta orizzontale. Ha origini medievali, fu adottato da numerosi comuni del Medioevo e in seguito non soltanto città o regioni, ma anche quartieri e corporazioni adottarono dei propri gonfaloni. La storia del gonfalone della città di Roma però è relativamente recente, vero Enrico? Esatto, il gonfalone della capitale fu concesso con decreto del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi il 6 giugno del 1951 e, come si vedrà dalle immagini, è in sostanza un drappo di colore azzurro e rosso con delle frange in oro e al centro vi è riportato lo stemma della provincia di Roma, appena sotto la scritta Città Metropolitana di Roma Capitale. Come hai appena detto tu, il gonfalone è decorato di medaglia d'oro al valor militare e questo per il contributo che è stato offerto dalla città e quindi dai romani nella guerra di liberazione. Ecco il motivo per cui il comandante della brigata di formazione ha ordinato l'attenti e il presentat arm ai reparti schierati.
Abbiamo visto, ecco, i gonfalonieri di Roma Capitale e della Regione Lazio stanno adesso prendendo posizione sotto le tribune accanto alle associazioni combattentistica e d'arma, hanno marciato di fronte al palco delle autorità, di fronte anche al sindaco di Roma Virginia Raggi, presente a questa cerimonia militare per il 157° anniversario della Costituzione dell'Esercito. E adesso tutti in piedi, reparti militari sugli attenti, perché sta per fare ingresso sul luogo della cerimonia la bandiera di guerra dell'Esercito italiano e le bandiere di guerra di tutti i corpi e le specialità dell'Esercito, compreso il comando logistico dell'Esercito. Buona visione. Onori alle bandiere di guerra. Brigata Ren Oso. Eccoci tornati in studio, bandiera dell'Esercito e bandiere dei corpi e delle specialità dell'Esercito che hanno preso posizione tra i due reggimenti in mezzo ai reparti schierati, alla brigata di formazione schierata davanti alle tribune. Stiamo attendendo l'arrivo sul luogo della cerimonia del Ministro della Difesa Roberta Pinotti, che sarà accompagnata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio Graziano, e dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Salvatore Farina. Quindi cedo di nuovo la linea alla regia, perché sta per fare ingresso il Ministro della Difesa. Generale Claudio Graziano, dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Salvatore Farina, passa in rassegna lo schieramento. Brigata, attenti, presentat, onori al Ministro della Difesa. Bandiere di guerra dell'Esercito, delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, trasporti materiali e dei corpi di sanità e di commissariato. Banda dell'Esercito, brigata di formazione, pronti per la rassegna. Thank you.
Vediamo in questo momento il ministro della difesa che sta prendendo posto nel settore a lei assegnato sulle tribune. Naturalmente adesso inizieranno i saluti di rito con le tantissime autorità civili, militari e religiose presenti. Ricordiamo la massima autorità politica presente a questa cerimonia militare per il 157esimo anniversario della Costituzione dell'Esercito e il vicepresidente del Senato della Repubblica, onorevole Ignazio La Russa. Presenti anche i capi delle altre forze armate, degli altri corpi armati dello Stato, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. Adesso è il momento dell'intervento delle autorità. Si inizierà con il discorso del capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale di Corpo d'Armata Salvatore Farina. Grazie di riposo. Brigata riposo. Autorità, gentili ospiti, benvenuti alla cerimonia del 157esimo anniversario della Costituzione dell'Esercito Italiano. Innanzitutto rivolgo un ideale e rispettoso saluto al Presidente della Repubblica, Capo Supremo delle Forze Armate. Saluto con deferenza la bandiera di guerra dell'esercito che oggi, affiancata dalle bandiere di tutte le armi e corpi che rappresentano i vessilli e gli stendardi di ogni tempo e su tutti i fronti. Rivolgo un commosso pensiero a tutti i commilitoni caduti in ogni epoca e luogo. E ringrazio e abbraccio i loro familiari. Alcuni di loro sono qui e sono a tutti gli effetti, tutti loro parte della più grande e integrante famiglia dell'esercito. Un abbraccio fraterno al personale ferito in operazioni e al servizio della patria. Molti di loro sono oggi qui con noi. Grazie veramente per essere qui. La vostra presenza nobilita l'odierna ricorrenza. E ringrazio il vicepresidente del Senato, senatore La Russa, il vicepresidente della Camera, onorevole Carfagna, il vicepresidente della Corte Costituzionale, professor Morelli, la signora ministra della Difesa, senatrice Pinotti, grazie per il continuo supporto. E saluto il mio superiore diretto, il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Graziano, e i colleghi al vertice delle altre forze armate, della Guardia di Finanza e della Polizia. Saluto le autorità tutte, politiche e religiose, della magistratura e delle altre istituzioni dello Stato qui oggi presenti. Rivolgo un caloroso benvenuto alla Sindaca di Roma, Virginia Raggi, qui presente con il suo gonfalone decorato la medaglia d'oro al valor militare, e rendo omaggio ai labari delle associazioni combattentistiche e d'arma, agli organi di rappresentanza e a tutti i nostri concittadini, a voi gentili ospiti, e con affetto, se vi permettete, ai giovani studenti delle scuole medie superiori e dell'università che sono oggi qui con noi. Grazie per essere qui in questa giornata di festa. Celebriamo infatti oggi 157 anni dell'esercito. E questi anni si intrecciano profondamente con gli avvenimenti che hanno contraddistinto pagine importantissime della storia patria. Giusto quest'anno ricorre il centenario del vittorioso epilogo del primo conflitto mondiale, con il coronamento del sogno risorgimentale dell'integrità del nostro territorio. La grande guerra chiamò quasi tutti 2 milioni di italiani a combattere su un fronte difficile e impervio, fino al sommo sacrificio. E fu anche l'occasione in cui, tra fango e proiettili, gelo ed esplosioni, emersero i valori e i nobili ideali che forgiarono lo spirito nazionale e fecero dell'Italia un grande paese europeo.
si tratta di quel forte orgoglio e della voglia di affermarsi di una nazione con profondissime radici nella storia. Si tratta di radici che risalgono alla civiltà di Roma, agli alti valori letterari, artistici, scientifici del Rinascimento che hanno ispirato e guidato grandiosi atti di eroismo nel Risorgimento e fino alla vittoria finale della Grande Guerra. E infatti il 1918 fu l'anno del riscatto in cui tutta l'Italia, non solo l'esercito, l'Italia intera, salda e coesa, bloccò la avanzata nemica, fermandola sul Piave fino a Cortellazzo e poi, dopo la battaglia del Solstizio, proseguendo la marcia su Vittorio Veneto e con la trionfale avanzata poi fino a Trento, fino a Trieste, sotto la guida suprema del comandante e sapiente condottiero generale Armando Diaz. E su queste virtuose basi di gloria e di libertà e sulla sinergica unità di intenti con il suo popolo si fonda l'esercito, un'istituzione che nasce e cresce con la società italiana. E anche dopo la Prima Guerra Mondiale l'esercito italiano ha continuato a dare prova di incrollabile abnegazione, dai Lalamein al fronte russo durante la Seconda Guerra Mondiale, da Porta San Paolo a Montelungo, a Cefalonia, all'Operazione Herring nel Basso Veneto, nella Guerra di Liberazione, e poi ha continuato nel corso degli anni in cui ci hanno visto durante la Guerra Fredda schierati a nord-est a proteggere il confine della nostra penisola. Un impegno che poi è continuato, è stato confermato dal 1980 in poi con le missioni fuori dal territorio nazionale per il ripristino e il mantenimento della pace, su fino ai nostri giorni. E oggi l'esercito schiera sul campo oltre 11.000 donne e uomini, 4.000 fuori dall'Italia, in complesse missioni a tutela della pace, dai Balcani all'Iraq, dal Libano all'Afghanistan, dalla Somalia alla Libia. E 7.000 uomini sono schierati in patria in concorso alle forze di polizia nel contesto dell'operazione Strade Sicure, nonché in interventi di pubblica utilità come a seguito dei terribili terremoti che hanno colpito le regioni dell'Italia centrale. E colgo l'occasione per salutare calorosamente, e sono convinto di interpretare i sentimenti di tutti, salutando tutti le donne e gli uomini che oggi sono impegnati in operazioni fuori dall'Italia e sul nostro territorio. Bravi ragazzi, grazie per il vostro grande impegno. Impegno fatto di compiti eterogenei che rappresentano le diverse facce della nostra istituzione, una realtà che è articolata ma è fedele allo spirito di servizio silenzioso, concreto, generoso ma determinato e che sempre si conferma un'autentica risorsa per il Paese. Cari concittadini, ospiti e autorità, è questo un legame intenso che ci unisce a tutto il popolo italiano, che prosegue e si rinnova nel tempo, ed è un legame testimoniato dalla presenza qui, fra noi, dei sindaci di Vittorio Veneto e delle terre in cui si combatté 100 anni fa, dei primi cittadini, dei comuni del centro Italia, in cui oggi operiamo per portare un aiuto materiale e immediato alla nostra gente. Grazie ai primi cittadini, grazie ai vostri concittadini, grazie per essere qui. A nome di tutto e di tutto l'esercito italiano vi ringrazio vivamente. Tutte le missioni che noi svolgiamo di ieri e di oggi hanno un denominatore comune. L'esercito è stato ed è sempre presente, rispondendo a tutte le chiamate a 360 gradi. Ma noi non ci fermiamo qui. Noi ci prepariamo ogni giorno per affrontare le future minacce e le moderne sfide tecnologiche, con un aggiornamento dello strumento militare che noi auspichiamo vivamente e perseguiremo in modo convinto, impiegando al meglio le risorse rese disponibili dal Paese. È un percorso evolutivo questo che ci deve portare
a essere una forza sempre più credibile, più snella nella sua struttura di comando e amministrativa, ma ancor più efficiente e capace nella sua componente operativa e quindi più rispondente alle direttive emanate con le linee guida del Libro Bianco dal vertice politico e da quelle discendenti dal vertice interforze. Ma vi dico che partiamo da una base solida, con un esercito sano e pronto, e per questo desidero esprimere la mia più profonda riconoscenza a nome di tutte le donne e gli uomini dell'esercito, non solo mia personale, a tutti coloro che ci hanno preceduto, agli ex capi di Stato Maggiore, ai comandanti, agli ufficiali, ai sottufficiali, grandissima componente del nostro esercito, ai graduati, altrettanto importante, ai militari di leva, di truppa, che hanno servito l'esercito e alcuni di loro sono qui con noi. E grazie alle associazioni combattentistiche e d'arma che oggi hanno portato così numerosi loro rappresentanti. E poi credo che sia altrettanto importante qui sottolineare anche la presenza degli ex ministri della difesa, che questo rappresenta ancora di più un segno di continuità e di unità e di vicinanza. E grazie per essere qui a tutti quanti, che ci sprona a fare ancora meglio in futuro. Sì, noi ci saremo sempre anche in futuro e sempre più insieme a voi. Saremo di più insieme alle altre forze armate verso rinnovati orizzonti di ulteriore integrazione e sinergia interforze che noi già perseguiamo e che auspichiamo ancora di più. Di più insieme agli altri eserciti dei paesi alleati e amici, oggi qui rappresentati da numerosi addetti militari presenti tra noi, per la gestione coordinata e concordata delle crisi e delle minacce internazionali e per il comune cammino nell'Unione Europea. Di più e insieme, e in concorso alle forze di polizia e alla protezione civile, per la sicurezza delle nostre città e a supporto delle popolazioni colpite da calamità. Per tutte queste ragioni, oggi, alla presenza del Ministro della Difesa e ai rappresentanti delle più alte cariche dello Stato, voglio rendere merito a tutti voi, ufficiali, sottufficiali, graduati, volontari, di truppa e personale civile appartenente ad ogni arma, corpo, specialità dell'esercito, che ogni giorno rinnovate sul campo il significato e il giuramento prestato, affrontando con entusiasmo la fatica, i pericoli, con ingenti sacrifici personali. Voi costituite il miglior viatico per superare con successo ogni crisi, minaccia e sfida che il nostro Paese sia chiamato ad affrontare. Grazie quindi a voi e alle nostre famiglie che condividono con noi il peso del nostro fiero dovere. E infine concludo con un grazie a tutte le autorità. Grazie di cuore a tutti gli ospiti, a tutti i cittadini, a tutto il popolo italiano per l'alta considerazione riservataci e per il vostro continuo supporto all'esercito. Di più insieme, e viva l'esercito e viva l'Italia! Prende la parola il Capo di Stato Maggiore della Difesa. Brigata Attenti! Comandante di Ariposo. Brigata Riposo! Mi unisco alle parole del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito nel porgere il più deferente omaggio al Presidente della Repubblica, Comandante Supremo delle Forze Armate, e nel ringraziare i vertici istituzionali, il Vicepresidente del Senato, il Vicepresidente della Camera, per essere qui oggi a rappresentare le istituzioni del Paese. Il mio ringraziamento e il mio saluto più profondo al nostro Ministro della Difesa, onorevole senatrice Roberta Pinotti. La sua presenza a questa cerimonia, lungi dall'essere un atto di mera simbolicità, conferma il suo personale attaccamento a tutte le donne e gli uomini delle Forze Armate e ci consente di esprimere la nostra gratitudine per la sua costante e attenta azione di guida in un periodo che è stato lungo e impegnativo e in cui tutte le forze armate, oggi l'esercito di cui oggi celebriamo la Costituzione, si è trovata a affrontare nuovi...
Il mio saluto a tutti i rappresentanti del Parlamento, agli ex ministri della Difesa, al Presidente del Consiglio di Stato, ai sottosegretari di Stato, all'Avvocatore Generale dello Stato e naturalmente a tutti i vertici delle Forze Armate, al Capo di Stato Maggiore della Marina, dell'Aeronautica, al Comandante Generale dei Carabinieri, al Comandante Generale della Guardia di Finanza. Un saluto che estendo ai capi e direttori del comparto di sicurezza e di informazioni, al Capo Generale del Dipartimento di Informazione e Sicurezza, al Capo del Corpo della Polizia Penitenziaria, al Direttore dell'Agenzia di Informazione e Sicurezza e a tutti i rappresentanti degli organi di sicurezza. È un momento importante, il 157 anniversario della Costituzione dell'Esercito, un evento ricco di significato e di tradizioni che si ripete di anno in anno insieme alla festa delle altre forze armate, che ci consente di portare il saluto più deferente alle bandiere della guerra dell'esercito e quest'anno di tutte le armi tradizionali dell'esercito in una circostanza certamente particolare, che è quella del 2018 in cui celebriamo il centenario della vittoria della Prima Guerra Mondiale. Un ringraziamento particolare quindi al generale del Corpo d'Armata Farina per la cerimonia odierna e anche l'occasione per il mio augurio in occasione della sua prima festa dell'esercito e anche l'emozione di essere stato prima di lui al vertice di questa forza armata. Come dicevo, è un momento molto importante per celebrare insieme virtù che l'esercito condivide con tutte le forze armate, per condividere un legame indissolubile tra l'esercito e il paese, per sottolineare un percorso nel complesso scenario geopolitico attuale, un percorso interforze che vuole creare sempre una maggiore capacità di soddisfare le esigenze di sicurezza del Paese, di fornire una capacità sempre più moderna a disposizione delle organizzazioni internazionali, di garantire ai nostri militari impiegati in teatro e sul territorio nazionale le migliori condizioni di sicurezza e gli strumenti più moderni. Quindi mantenere l'identità profonda delle forze armate, ma consolidando una dimensione interforze internazionale, quella che abbiamo raggiunto in un percorso importante che si è chiamato Libro Bianco, un percorso che rappresenta un segno di trasformazione soprattutto dal punto di vista concettuale. E con questo spirito che ripensiamo al 1861, quando è stato costituito il Regio Esercito, ma ripensiamo anche al percorso preunitario degli eserciti che sono confluiti nelle lotte risorgimentali e soprattutto, come dicevo, in questi giorni non possiamo non pensare al centenario della Grande Guerra, al maggio del 1918. Io sono appassionato di storia militare, quindi ieri sono andato a vedere nel calendario del 1918 che cosa succedeva in questi giorni sulle linee del Piave, che si stavano rafforzando dopo la ritirata di Caporetto e dopo aver fermato l'avanzata austro-ungarica sul Grappa e sul Piave, e si stava preparando, per chi fosse curioso, l'attacco che il 10 maggio avrebbe portato alla conquista di Montecorno, che è il monte dove era stato catturato Cesare Battisti, che fu un evento estremamente simbolico perché venne riconquistato il monte che poi diventa il Montecorno di Cesare Battisti. E questo è un significato importante perché in quei giorni si stava rafforzando una straordinaria resistenza, una straordinaria reazione di un esercito, delle forze armate e di un popolo intero. Certamente l'interprete principale della Prima Guerra Mondiale fu l'esercito, il Regio Esercito, che pagò un prezzo pesantissimo di vite umane, ma perché sono il capo di Stato Maggiore della Difesa, perché la verità, bisogna ricordarci il contributo del Corpo Aeronautico, del Regio Esercito, che poi sarà l'Aeronautica, l'impegno della Marina Militare nel controllo delle linee di comunicazione della Difesa di Venezia, il contributo dei reparti dei Carabinieri mobilitati nell'ambito del Regio Esercito. E tutto questo in fondo è la chiave anche per dire che in quei giorni ci fu la rinascita dell'intero Paese, la mobilitazione, la capacità di ricostruire con una sviluppo industriale, una mobilitazione industriale che coinvolse donne, giovani, le istituzioni, la politica, il governo,
di ricostruire un'armata perduta. A Caporetto si erano persi qualcosa come 6.000 cannoni. Nella linea del Piave, nella giornata di Vittorio Veneto, le forze armate del Regio Esercito disponevano di più cannoni di prima, che erano stati costruiti in gran parte dalle donne italiane che erano state mobilitate in quella che fu una guerra che trasformò il mondo, che trasformò il nostro modo di vivere. E perché lo ricordo? Perché in fondo in quella situazione l'Italia fu un sistema paese ante litteram, ebbe la percezione della minaccia, condusse una guerra tra il novembre del 1917 e il novembre del 1918 che definisco totale, totale non dal punto di vista evidentemente di applicazione di norme contro le leggi e gli usi di guerra, ma totale perché impegnò veramente tutto il paese. L'Italia volle vincere la guerra e contribuì più di chiunque altro a questa vittoria, che fu anche una strada per poi costruire l'identità nazionale, per mantenere l'unità dopo i cupi giorni dell'8 settembre, dopo la liberazione, e per essere quello che noi siamo oggi e quello che noi possiamo onorarci di essere, ricordando tutti i nostri caduti, di oltre milioni di caduti di tutte le forze armate e su tutti i fronti, e per onorare l'impegno dei nostri militari, di tutte le forze armate, di tutti i corpi e delle specialità impegnati fuori dal territorio nazionale. Li ha già ricordati il generale Farina. Di tutte le forze armate sono oltre 6.000 in operazioni, 7.000 sul territorio nazionale. Sono stati molti di più, ma bisogna considerare che altri tanti si stanno preparando e altri ancora sono per le forze di reazione rapida e altri ancora sono a disposizione del Paese. Tutto questo in una visione nazionale di tutela e di protezione dal terrorismo e dalle minacce, che ha permesso di creare un sistema di cooperazione con gli organi di sicurezza interni, con gli organi di informazione, che ha fatto, io credo, dell'Italia un esempio virtuoso nel panorama internazionale, di cui dobbiamo essere orgogliosi, che in questi momenti in cui ci sono particolari trasformazioni in ambito internazionale, bene che vengano anche rammentate, di cui dobbiamo essere particolarmente orgogliosi, come ho detto. Oggi ci saranno le consegne di decorazioni al valore delle unità che si sono distinte nei sismi e nella protezione civile in occasione degli eventi catastrofici che hanno interessato il nostro Paese. Questa è un'altra dimensione dell'esercito, un'altra dimensione delle nostre forze armate al servizio del Paese e al servizio dei cittadini. L'esercito ha visto trasformare i suoi compiti e la sua organizzazione. Profondi mutamenti sono in atto, mantenendo le tradizioni di fondo. Dovremmo essere più pronti e più capaci a operare nell'ambito delle organizzazioni internazionali, di un'Europa che si è dotata di una strategia globale, di una NATO in una trasformazione, di un ambiente internazionale che è sempre più competitivo, in cui si conta per quanto si fa e per quanto si è presenti e per quanto si dimostra di essere i migliori. E io so di poter contare sulle donne e sugli uomini in uniforme, i migliori fra tutti quelli in uniforme nel mondo. Una capacità che nasce dall'impegno, che nasce dall'entusiasmo, che nasce dal supporto del Paese, che sono orgoglioso di rappresentare alle autorità e ai nostri vertici politici. Le forze armate sono pronte, l'esercito è pronto e sarà sempre pronto. È nostro dovere che abbiano i sistemi e i mezzi migliori per soddisfare le esigenze in un mondo che presenta sempre nuove minacce. Voglio concludere ringraziando ancora una volta tutti gli uomini e le donne qui in uniformi, nelle uniformi tradizionali delle forze armate, in quelle uniformi che in grigio verde hanno combattuto la prima guerra mondiale. Con la vostra determinazione, il vostro sacrificio, il vostro coraggio e il vostro entusiasmo, come 100 anni fa sul Grappa e sul Piave, così oggi nell'attuale onorate la bandiera tricolore e onorate la nostra patria. A tutti voi il mio sincero ringraziamento, voi ci siete sempre, viva l'esercito, viva le forze armate, viva l'Italia. Prende la parola il Ministro della Difesa.
Brigata, attenti! Comandante, dia pure riposo. Brigata, riposo! Saluto i vicepresidenti del Senato e della Camera dei Deputati, i membri degli organi costituzionali, il vicepresidente della Corte Costituzionale, i colleghi che mi hanno preceduta nell'incarico di Ministro della Difesa, i parlamentari presenti, il Sindaco di Roma, gli altri sindaci, il Presidente del Consiglio di Stato, tutte le autorità civili, militari e religiose. Oggi festeggiamo una ricorrenza importante per il nostro esercito e per l'intera nazione. Spesso non si dedica molta attenzione ai numeri, ma qualche volta è necessario farlo per capire cosa essi rappresentino. Oggi celebriamo il 157esimo anniversario della Costituzione dell'Esercito Italiano, Costituzione che avvenne con lo scioglimento degli eserciti preunitari e con la trasformazione dell'Armata Sarda. La storia del nostro esercito inizia quindi insieme alla storia del nostro Paese e la sua Costituzione segnò un nuovo inizio. L'Italia finalmente non poteva più essere detta un'espressione geografica come era stata definita, ma diventava Stato e Nazione, riconoscibile e riconosciuta. Le tradizioni, l'arte e la cultura italiane esistevano da secoli ovviamente ed avevano fecondato tante parti del mondo, in Europa ma anche oltreoceano. Ma con l'unità d'Italia si aprivano ben altre opportunità per dare agli italiani un futuro diverso, libero dal giogo delle monarchie e degli eserciti stranieri. Molti anni serviranno ancora e soprattutto terribili sacrifici per i nostri soldati prima di giungere al completamento dell'unità nazionale. Viviamo quest'anno, è stato ricordato dal generale Farina e dal generale Graziano, dicevo, viviamo la ricorrenza del centenario della fine della Grande Guerra, che fu per noi vittoriosa, ma al prezzo di immani perdite umane. E qui rivolgiamo un pensiero commosso a tutti i nostri caduti. Seguirono anni altrettanto difficili, la dittatura fascista, la Seconda Guerra Mondiale, lo sbandamento dopo all'8 settembre, al quale seguì immediatamente la riscossa con la partecipazione alla guerra di liberazione, un nuovo risorgimento che porterà all'Italia democratica, alla Repubblica, alla Costituzione. Non sono mancate pagine difficili anche nel secondo dopoguerra. Il confronto fra l'Alleanza Atlantica e il Patto di Varsavia impose nuovi impegni all'Italia per la difesa propria e della comunità internazionale nella quale, per scelta consapevole, eravamo inseriti. L'Europa muoveva i primi passi in quei decenni e molta attenzione era dedicata alla crescita e all'integrazione economica, ma non mancavano comunque i tentativi di sviluppare una difesa comune. Giunse infine la conclusione della guerra fredda, ma con essa la storia non si fermò, anzi si aprirono nuovi scenari e si riaprirono vecchie ferite evidentemente mai guarite del tutto. Abbiamo vissuto in quegli anni la stagione delle missioni internazionali per stabilizzare, riportare la pace e la volontà di costruire un nuovo ordine mondiale, come si disse allora, con una fiducia nel futuro probabilmente superiore a quella che abbiamo oggi. Poi sono arrivati gli attacchi terroristici dell'11 settembre. Lo scenario della sicurezza internazionale è cambiato nuovamente e si sono aggiunti nuovi, duri impegni per il nostro Paese e le nostre forze armate. Anche ripercorrendo in questo modo veloce e ovviamente sintetico la storia di questi 157 anni, comprendiamo immediatamente il fitto intreccio fra le nostre vicende, come popolo e come nazione, e le vicende dell'esercito. Le guerre combattute, quelle per le quali ci si è meticolosamente preparati e che per fortuna non sono mai scoppiate, i tanti interventi a favore delle comunità civili in Italia e all'estero. Lungo tutto questo percorso l'esercito italiano non è mai stato un corpo separato dalla società civile, è stato al contrario in ogni epoca un esercito di cittadini in uniforme. Ha incarnato i valori che hanno animato gli italiani in ciascun momento della nostra storia unitaria. Ne ha esaltati i pregi,
ne ha valorizzato le energie, dirigendole verso obiettivi fondamentali per la vita della nazione. Lungo i tanti decenni della coscrizione obbligatoria, l'esercito ha contribuito a formare gli italiani. Per tantissimi, l'arrivo della cartolina di precetto è stato il momento dell'ingresso nell'età adulta, del primo viaggio, della prima esperienza di vita fuori dalle mura domestiche, dei primi doveri verso una comunità ben più grande della propria famiglia. Ricordiamo come positiva l'esperienza della leva obbligatoria, ma oggi non possiamo fare a meno della professionalità, della duttilità, della forza di un esercito di volontari e professionisti che hanno dimostrato innumerevoli volte, in patria come nei tanti teatri operativi all'estero, le migliori qualità dei militari italiani. Lungo questi 157 anni, il legame indissolubile fra esercito e nazione non è mai venuto meno. Sotto alcuni aspetti, forse, sono cambiati alcuni elementi esteriori. Ieri l'esercito era conosciuto dai più soprattutto per l'esperienza che tanti avevano fatto durante il servizio militare e per i racconti che questi riportavano. Oggi c'è invece una consapevolezza diffusa di quanto l'esercito sia necessario, insieme alle altre forze armate, per garantire la nostra difesa e con essa la sicurezza internazionale. C'è maggiore conoscenza dei compiti dell'esercito e c'è anche maggiore trasparenza, maggiore capacità di comunicare e raggiungere, fuori da ogni retorica, al cuore e le menti dei cittadini. Tutto ciò non è giunto per caso. Se oggi, ancora più di ieri, l'esercito è sentito come una forza amica, vicina, presente, lo si deve anche alla capacità di rinnovamento che la forza armata ha avuto. Perché l'esercito potrebbe sembrare un'organizzazione sempre uguale a se stessa per l'attenzione che doverosamente viene dedicata alle tradizioni e alla memoria di quanto è stato fatto nel passato pagando un duro prezzo. E invece l'esercito è quanto mai vivo, è in continua trasformazione, proiettato verso il futuro. La formazione degli ufficiali, dei sottufficiali, della truppa è costantemente adeguata ai tempi e alle nuove esigenze. Più tecnologia, più conoscenze linguistiche, maggiori capacità di capire e di agire in un ambiente sempre più complesso, senza per questo perdere il bagaglio di competenze che ciascun militare, ciascun soldato deve possedere per svolgere nel migliore dei modi la propria professione. L'addestramento è sempre più aderente agli scenari di impiego, anzi, sono proprio le esperienze reali nelle tantissime operazioni che vengono condotte contemporaneamente dall'esercito a fornire un enorme contributo alla crescita di capacità e competenze che poi vengono riversate sul personale più giovane. Si trasformano le capacità operative anche attraverso il rinnovamento delle dotazioni materiali e si amplia ulteriormente la duttilità, la polivalenza, la capacità di agire con efficacia per ripristinare la sicurezza o per neutralizzare la minaccia. Questo è l'esercito dei nostri giorni, una forza armata composta di professionisti adulti che sanno combattere se e quando è necessario, sanno usare la diplomazia e la persuasione, sanno addestrare ed educare, sanno soccorrere e aiutare. Non sono stati anni facili, questi ultimi nei quali ho avuto l'onore di guidare il Dicastero della Difesa, ma credo che il bilancio complessivo per la difesa sia positivo. I severi tagli alle risorse sono finiti e anzi siamo riusciti a recuperare maggiori spazi per il rinnovamento dei mezzi. È stata dedicata grande attenzione al personale, valorizzando la condizione militare e aprendo anche nuovi spazi professionali per i civili. Con il Libro Bianco è stato compiutamente elaborato un vasto disegno di riforma della difesa. Sono stati dati nuovi impulsi per innovare e trasformare, rafforzando lo spirito e l'organizzazione interforze e attivando nuove fondamentali capacità come nel caso della difesa cibernetica. E mentre lavoravamo alla modernizzazione e al cambiamento, abbiamo onorato tutti i nostri impegni di fronte agli italiani e alla comunità internazionale. Mai è venuta meno la disponibilità delle forze armate per soccorrere la popolazione o per sostenere le forze di polizia nella sicurezza interna. E mai è mancata l'Italia quando si è trattato di intervenire, anche con lo strumento militare, per salvaguardare la pace o ripristinare l'ordine internazionale. L'Italia continua ad essere un paese serio e rispettato nei consessi internazionali e in ciascuna delle regioni di crisi dove è presente con le proprie capacità militari. Restiamo saldamente inseriti nella rete di alleanze che da decenni sono un elemento fondamentale per la nostra sicurezza e il nostro benessere. Continuiamo ad essere uno dei maggiori contributori alle operazioni della NATO e siamo nel gruppo di testa per la costruzione di un'Europa della difesa. Questi risultati
che sottolineo con orgoglio e soddisfazione, sono giunti ovviamente grazie all'impegno dei tantissimi che hanno lavorato e si sono impegnati per tramutare in atti concreti le scelte e gli indirizzi del Parlamento e del Governo e del Parlamento. Il generale Graziano e il generale Farina sono fra questi, avendo avuto tutti e due responsabilità importantissime nell'attuazione degli indirizzi contenuti nel Libro Bianco e avendo contribuito in maniera importante all'elaborazione e all'attuazione delle scelte di politica militare. Sappiamo di avere fatto molto, ma sappiamo anche di non essere riusciti a fare tutto ciò che avremmo voluto. Penso prima di tutto alle misure necessarie per ridurre l'età media del personale militare, penso alla necessità di stabilizzare nel tempo il flusso di risorse per il rinnovamento degli equipaggiamenti, penso agli interventi di riorganizzazione per avere una linea di comando più snella e per rafforzare la dimensione interforze. Ma sono ottimista, perché il Paese intero è attento e vicino alle proprie forze armate e anche la politica saprà assumere le decisioni che servono per mantenerle sempre credibili e pienamente al passo con i tempi. Verranno altri anniversari, quindi. Si allungherà la storia delle forze armate, dell'esercito, dei reparti, delle donne e degli uomini che li compongono, ma resterà immutato l'affetto e il rispetto che gli italiani hanno per i loro concittadini in uniforme, che tanto hanno dato e tanto continueranno a dare al loro paese. Viva l'esercito italiano, viva le forze armate, viva l'Italia! È stato appena eseguito a cura degli atleti della sezione di paracadutismo sportivo dell'esercito un aviolancio con la tecnica della caduta libera. Un elicottero AB-205 del primo reggimento Idra di Bracciano ha aviolanciato sulla nostra verticale quattro paracadutisti. Due di loro hanno portato all'atterraggio la bandiera con il logo dell'esercito e un tricolore delle dimensioni di 400 metri quadri. I restanti due hanno eseguito delle riprese in caduta libera ed a paracadute aperto. Il Ministro della Difesa procede alla consegna di alcune ricompense. Sono idealmente dedicate a tutti i militari dell'esercito di ogni grado e rango, caduti e feriti in ogni luogo e circostanza in cui l'Italia, con il suo esercito, è stata chiamata ad operare. In questo momento di riconoscimento dell'onore militare, il nostro pensiero va ai caduti e ai feriti dell'esercito nelle operazioni di supporto fuori dai confini nazionali ed in patria. È conferita la medaglia d'oro al valore dell'esercito al colonnello Massimiliano Belladonna. La decorazione è concessa con la seguente motivazione. Brigata, attenti! Comandante di unità elicotteri, con fermezza e rara lucidità, manovrando a bassa quota, interveniva a protezione di personale statunitense in grave pericolo di vita, bloccato all'interno di un mezzo attaccato da più parti dal fuoco degli insorti. Benché pesantemente ingaggiato e ripetutamente colpito dal fuoco nemico, con indomito coraggio decideva di proseguire nell'azione, neutralizzando gli elementi ostili e consentendo al personale della coalizione di ricongiungersi al resto dell'unità. Superba figura di ufficiale che con il suo operato ha dato grande onore alle forze armate italiane in un contesto multinazionale. Shuan, Afghanistan, 4 luglio 2013. Brigata! Presentat! Brigata! Fianc! Brigata! Riposo! È conferita la medaglia d'argento al valore dell'esercito al maggiore Antonio La Morte. La decorazione è concessa con la seguente motivazione. Brigata, attenti! Comandante di un dispositivo di forze per operazioni speciali impiegato in un'azione finalizzata alla neutralizzazione di elementi ostili
affrontava l'attacco degli avversari in un cruento scontro, con lucida determinazione e consapevole iniziativa, contribuendo efficacemente al raggiungimento degli obiettivi della missione. Accortosi del ferimento di un commilitone e della necessità di rinforzare il dispositivo, con spiccato coraggio ed esponendosi a grave rischio, non esitava a raggiungere una posizione tra le più avanzate per incrementare con il proprio armamento la risposta di fuoco, contribuendo a impedire che gli insorti prendessero il sopravvento e permettendo l'atterraggio degli elicotteri per il recupero delle forze amiche. Cristallina figura di ufficiale carismatico che, con la singolare perizia dimostrata in azione, costituisce un chiaro esempio di altissime virtù militari e vanto per la propria forza unità e per l'esercito. Kalenau, Afghanistan, 2 ottobre 2010. Brigata presentata. Brigata Fiat Arm. Brigata Rei Oso. È conferita la medaglia d'argento al valor dell'esercito al caporal maggiore scelto Giuseppe Galletta. La decorazione è concessa con la seguente motivazione. Brigata Attenti. Graduato di artiglieria impiegato nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, nel corso di un servizio di vigilanza in qualità di capomuta presso la stazione centrale di Milano, congiuntamente a un gregario e a un agente della Polizia Ferroviaria, con ferma determinazione e sprezzo del pericolo, non esitava a fronteggiare una vile e brutale aggressione perpetrata da un individuo che proditoriamente attaccava la pattuglia con due grossi coltelli. Benché attinto da un fendente alla spalla, con spiccato coraggio e singolare perizia, senza usare l'arma in dotazione, continuava nell'azione fino a disarmare e immobilizzare l'aggressore. Chiarissimo esempio di militare che con il suo operato ha contribuito ad elevare il lustro ed il prestigio dell'esercito. Milano, 18 maggio 2017. Brigata presentata. Brigata Fiat Arm. Brigata Rei Oso. È conferita la medaglia d'argento al valore dell'esercito al soldato VFP1 Fabrizio Tamagnini. La decorazione è concessa con la seguente motivazione. Brigata Attenti. Giovane artigliere impiegato nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, nel corso di un servizio di vigilanza presso la stazione centrale di Milano, congiuntamente a un gregario e a un agente di polizia ferroviaria, con spiccata professionalità e altissimo senso del dovere, non esitava a fronteggiare una vile e brutale aggressione perpetrata da un individuo che attaccava la pattuglia con due grossi coltelli. Benché ferito da numerosi fendenti, continuava nell'azione accasciandosi al suolo solo dopo aver consentito l'immediato arresto del malfattore. Chiarissimo esempio di elette virtù militari, con il suo operato ha contribuito ad elevare il lustro ed il prestigio dell'esercito. Milano, 18 maggio 2017. Brigata presentata. Brigata Fiat Arm. Brigata Rei Oso. È conferita la croce d'argento al merito dell'esercito al brigadier generale Sergio Santamaria. La decorazione è concessa con la seguente motivazione. Brigata Attenti.
comandante del raggruppamento Sisma, costituito a seguito del terremoto che il 24 agosto 2016 ha colpito il Lazio, le Marche e l'Umbria, dirigeva con somma perizia e non comune spirito di servizio le unità inviate in soccorso delle popolazioni coinvolte. In un contesto particolarmente difficile e rischioso, si prodigava in una lungimirante azione di comando e coordinamento degli assetti delle forze armate, che concorrevano con prontezza ed efficace alla gestione dell'emergenza, riscuotendo unanimi consensi. Comandante dalle preclare virtù militari, contribuiva ad elevare il lustro e il prestigio della forza armata di appartenenza. Rieti, agosto 2016, maggio 2017. Brigata presentata! Brigata Fiat Ar! Brigata Rei Oso! È conferita la Croce d'Argento al merito dell'esercito al colonnello Agostino Piccirillo. La decorazione è concessa con la seguente motivazione. Brigata Attenti! Comandante della Task Force Presidium, nell'ambito dell'operazione Prima Partica, evidenziava in ogni circostanza un'azione di comando altamente audace, efficace ed incisiva, che ha permesso ai dipendenti reparti di esprimere al meglio le capacità operative, facendo sì che venissero pienamente raggiunte le indispensabili condizioni di sicurezza nell'intera area di responsabilità per il proseguo della missione. Sempre presente nelle situazioni più delicate, durante un attacco con fuoco indiretto perpetrato da ISIS nei giorni 5 e 15 ottobre 2016, guidava personalmente le operazioni al fine di neutralizzare la minaccia mettendo a rischio la propria incolumità. Splendida figura di comandante, carismatico ed esempio di fortissimo attaccamento al dovere, ha contribuito ad accrescere significativamente il prestigio del paese in un contesto internazionale. Mosul Dam, Iraq, 21 settembre 2016, 28 febbraio 2017. Brigata presentata! Brigata Fiat Ar! Brigata Rei Oso! È conferita la croce di bronzo al merito dell'esercito al brigadier generale Mauro De Fulvio. La decorazione è concessa con la seguente motivazione. Brigata Attenti! Direttore dell'ospedale da campo italiano, in possesso di elevatissime doti umane e intellettuali, si prodigava nell'assolvimento del proprio oneroso e complesso incarico, profondendo in ogni circostanza incondizionato impegno ed eccezionale volontà realizzatrice. In occasione di due concomitanti emergenze sanitarie, in cui venivano coinvolti due militari libici feriti in modo estremamente critico, gestiva con chiarezza di intenti e profonda conoscenza delle procedure la delicatissima situazione, riuscendo a stabilizzare i feriti dichiarandoli definitivamente fuori pericolo di vita. Ufficiale dirigente che con la sua opera preziosa e altamente meritoria ha contribuito ad elevare l'immagine, il prestigio della forza armata italiana in ambito internazionale. Misurata, Libia, 3-4 gennaio 2017. Brigata presentata! Ar! Brigata Fiat Ar! Brigata Rei Oso! Vengono resi gli onori alle bandiere di guerra del 6° Reggimento Genio Pionieri e del 3° Reggimento Trasmissioni. Brigata Attenti!
presentar. Onori alle bandiere di guerra del 6° Reggimento Genio Pionieri e del 3° Reggimento Trasmissioni. Brigata Fianc Ar! Brigata Rinoso! È conferita la medaglia d'oro al valor dell'esercito alla bandiera di guerra del 6° Reggimento Genio Pionieri. La decorazione è concessa con la seguente motivazione. Brigata Attenti! Tenace e infaticabile unità, superba interprete delle tradizioni dell'arma del genio, in occasione del sisma che sconvolgeva il centro Italia, con pronta operosità, indiscusso valore e ferma determinazione, interveniva in soccorso delle popolazioni interessate, contribuendo, nell'immediatezza dell'evento calamitoso, anche alla realizzazione di complesse opere tese a garantire i collegamenti necessari ai soccorsi. Sempre in prima linea si è costantemente distinta per massima efficienza e straordinaria efficacia, confermandosi pesina fondamentale e versatile dell'esercito italiano e ispirando sentimenti di profondo rispetto e riconoscenza della nazione tutta. Centro Italia, agosto 2016, aprile 2017. Brigata presentata! Brigata Fianc Ar! Brigata Rinoso! È conferita la Croce d'Oro al merito dell'esercito alla bandiera di guerra del 3° Reggimento Trasmissioni. La decorazione è concessa con la seguente motivazione. Brigata Attenti! Reggimento erede di nobili virtù militari, assolto con eccezionale efficacia e straordinaria capacità i molteplici e complessi compiti affidati, garantendo in ogni circostanza l'efficienza e la funzionalità dei sistemi di telecomunicazione in uso nella Forza Armata. I fieri e coesi trasmettitori hanno operato con costante abnegazione, altissimo senso del dovere ed incondizionato spirito di sacrificio per assicurare l'indispensabile e fondamentale funzione di comando e controllo a favore dello Stato Maggiore dell'Esercito, dei reparti e dei comandi dislocati sul territorio nazionale e dei contingenti nei remoti teatri operativi. Cristallino esempio di unità che ha contribuito in maniera determinante ad accrescere il prestigio dell'esercito, Kosovo, Libano, Afghanistan e territorio nazionale 1995-2016, Al-Mansouri, Libano, 2 luglio 2013.
Brigata presentat arm. Brigata fianc arm. Brigata riposo. Vengono resi gli onori alla bandiera. E bentornati in studio. Tra qualche minuto, come impone il cerimoniale, lasceranno il luogo della cerimonia la bandiera di guerra dell'esercito italiano e le bandiere di guerra delle specialità e dei corpi dell'esercito italiano. Di nuovo tutti in piedi, reparti militari sugli attenti, su presentate armi. Cedo quindi di nuovo la linea alla regia per le immagini. Onori alle bandiere di guerra! Bentornati di nuovo in studio. Sempre secondo il cerimoniale, adesso sarà la volta dei gonfaloni della città di Roma Capitale, della Regione Lazio e della città metropolitana di Roma Capitale, che lasceranno il luogo della cerimonia. A seguire sarà la volta dei labari delle associazioni combattentistiche e d'arma. Nel frattempo abbiamo salutato il nostro precedente ospite, il capitano Enrico Messano, e abbiamo un altro collega qui con noi in studio, il maresciallo ordinario Antonio Piperno, sottufficiale in servizio al primo reggimento bersaglieri di Cosenza, unità operativa dell'esercito italiano da poco rientrata da Mosul, dall'Iraq, dall'operazione Prima Partica, e attualmente impiegata nell'ambito dell'operazione Strade Sicure in Campania, e Antonio con un'aliquota anche qui a Roma, nella capitale. Anzitutto benvenuto. Buongiorno capitano, grazie. Antonio, tu sei rientrato con il tuo reggimento, il primo reggimento bersaglieri di Cosenza, da Mosul. L'operazione Prima Partica, che ricordiamo è una operazione inserita nella più ampia coalizione anti-ISIS o anti-Daesh. Eravate a Mosul e in cosa consisteva concretamente il vostro compito laggiù? E come ha detto lei, capitano, l'esercito italiano è presente in Iraq e in Kurdistan per l'operazione Prima Partica, di circa 1.400 militari appartenenti a tutte le forze armate italiane, e questo fa dell'Italia il secondo contributore al mondo, dopo gli Stati Uniti d'America, in termini di uomini e mezzi forniti alla coalizione anti-Daesh. Il nostro compito essenzialmente consisteva nel garantire la sicurezza dell'area adiacente alla diga di Mosul, che è un'infrastruttura di rilievo strategico per l'Iraq, non solo perché fornisce acqua a centinaia e migliaia di persone, degli abitanti della regione, ma perché un attacco alla diga da parte dell'ISIS causerebbe un danno inestimabile per l'ambiente, l'economia del posto e la vita di tantissime persone.
Antonio, è però il caso di dire che quando si parla di militari italiani in Iraq, beh, insomma, i militari italiani non si trovano soltanto a Mosul, ma anche in altre zone dell'Iraq e del Kurdistan, è corretto? È corretto, capitano. Solo una parte del contingente italiano opera a nord di Mosul con circa 500 uomini. In Kurdistan i militari italiani addestrano i militari Peshmerga e a Baghdad vi è la presenza delle nostre forze speciali che addestrano militari iracheni del servizio di controterrorismo. A Erbil invece è distanza una task force di circa 130 militari che operano a bordo di elicotteri NH-90 A-129 Mangusto per quella che viene chiamata personal recovery, vale a dire il recupero di personale militare della coalizione che per un motivo o per un altro può restare isolato in territorio ostile. Antonio, primo reggimento bersaglieri, siete rientrati da Mosul da qualche mese, adesso subito impiegati nell'operazione strade sicure, insomma non vi fermate mai? No capitano, come le buone tradizioni di noi bersaglieri non ci fermiamo mai. Ma scherzi a parte, l'Italia è impegnata su parecchi contesti, sia nazionali che internazionali. Il primo reggimento bersaglieri, come sicuramente tutti i reparti operativi dell'esercito italiano, è impegnato su molteplici fronti, dalle missioni internazionali al controllo del territorio sul territorio nazionale per il concorso delle forze di polizia. Questo spesso ci costa stare lontano dalle nostre famiglie e dai nostri cari, ma tutto questo a noi militari del primo reggimento bersaglieri non ci pesa perché siamo abituati a tutto ciò e anche le nostre famiglie sono abituate, perché facciamo un lavoro importante sia per noi e sia per l'istituzione e per tutto l'esercito italiano. Antonio, grazie per la tua testimonianza, un impegno davvero incessante quello dell'esercito italiano. Qualche numero per dare un quadro della situazione: 4.000 uomini costantemente impegnati in missioni internazionali all'estero, 8.000 in prontezza in Italia, più di 13 i paesi in cui operano contingenti militari italiani. Passo di nuovo la linea alla regia perché in questo momento sta avvenendo il deflusso delle unità. La banda dell'esercito diretta dal maestro capitano Antonella Bona sta eseguendo la parata degli eroi, una delle marce militari italiane più note, composta nel 1940 dal maestro Francesco Pellegrino. In questo momento stiamo vedendo i lancieri di Montebello, un'altra unità operativa dell'esercito italiano di rispetto. Il reggimento venne infatti costituito il 16 settembre 1859 a Voghera ed è, ripeto, un'unità operativa dell'esercito. Vediamo marciare in questo momento una componente dell'aviazione dell'esercito, molto importante, elicotteri della Forza Armata vengono spesso impiegati per condurre interventi in aiuto alla popolazione come spegnimento di incendi, recupero, soccorso ed evacuazione di personale disperso o trasporti sanitari d'urgenza. In questo momento gli artiglieri paracadutisti del 185esimo reggimento di Bracciano, seguiti da un'aliquota dei lagunari del reggimento Serenissima di Stanza a Mestre e a Malcontenta. Qui invece vediamo gli alpini del 9° reggimento di Stanza all'Aquila. Alpini del 9° reggimento che tra l'altro sono molto amati in città, sono molto amati all'Aquila per il loro intervento in aiuto alla popolazione nel 2009 quando l'intera città fu devastata dal sisma del 3 aprile di quell'anno. In questo momento invece vediamo personale del comando logistico dell'esercito, questa compagnia di formazione è composta da personale della scuola, trasporti e materiali, del genio e delle trasmissioni. Adesso i reparti sono defluiti, hanno lasciato il luogo della cerimonia e adesso fermi tutti. Bisogna
cambiare musica d'ordinanza, marcia d'ordinanza, passo di corsa, lascia il piazzale la compagnia del primo reggimento bersaglieri, reggimento che è il caso di dirlo, è custode delle tradizioni e delle origini di quella che fu la prima compagnia bersaglieri, costituita a Torino il 18 giugno del 1836 per Reggio Viglietto di re Carlo Alberto di Savoia, su proposta dell'allora capitano delle guardie Alessandro Ferrero della Marmora. 180 passi al minuto, come stabilivano i regolamenti militari dell'epoca e come tradizione fare ancora oggi. Tra l'altro, Antonio, credo che questa sia una compagnia del tuo reggimento. È la quarta compagnia supporto alla manovra del primo reggimento bersaglieri. Oh, e a proposito di bersaglieri, colgo l'occasione per ricordare che sabato e domenica prossimi, il 12 e il 13 maggio, ci sarà a San Donà di Piave il raduno nazionale dei bersaglieri, il 66esimo raduno nazionale dei bersaglieri. Per dovere di cronaca vi dico anche che negli stessi giorni nella città di Trento si svolgerà la 91esima adunata nazionale degli alpini. Chi ha modo di andarci lo faccia, perché sono delle manifestazioni davvero interessanti, davvero emozionanti. Salutiamo il maresciallo ordinario Antonio Piperno, primo reggimento bersaglieri, e adesso cediamo di nuovo la linea alla regia perché è il momento del carosello storico, carosello che si concluderà con la carica dello squadrone a cavallo del reggimento lancieri di Montebello. Linea alla regia dunque, ci vediamo dopo. Il Piave fu l'ultimo baluardo che l'esercito italiano oppose al nemico, divenendo per la nazione intera simbolo di rivalsa, di onore, di coraggio, simbolo imperituro di patria. Gli anni della Grande Guerra videro i nostri uomini immolarsi sull'ara vermiglia del sacrificio, scrivendo con il loro sangue, le loro privazioni ed i loro sacrifici, la parola dalle ali d'oro, vittoria. E le nostre donne reggere con grande dignità la tenuta del fronte interno, sostituendosi con patriottico entusiasmo ai mariti, ai figli, ai fratelli lontani. Con il solstizio iniziò quella fase vittoriosa che lanciò le nostre divisioni all'inseguimento dei resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo, che risaliva, ormai in disordine e senza speranza, le valli che aveva discese con orgogliosa sicurezza. Quella fase che si concluderà a pochi minuti dall'armistizio in località Paradiso, quando uno squadrone dei cavalleggeri di Aquila, quasi in gara con una compagnia dell'ottavo bersaglieri, fedeli al proprio motto «Gloria o morte», caricò le mitragliatrici nemiche per obbedire a quell'irrefrenabile richiamo della terra dei padri. Fu allora che il tricolore tornò a sventolare sulle guglie delle chiese, così come sulle torri dei castelli, ove natura aveva posto i sacri confini d'Italia. Ed oggi noi, fieri del nostro essere, ci vogliamo inchinare, deferenti, alla memoria di tutti i soldati che da quel lontano 1861 hanno donato la vita per un ideale che riunisce il popolo italiano al suo esercito, in un unicum spirituale. Caro papà. Caro marito mio, figlio mio adorato. Sono oramai settimane che non riceviamo tuoi scritti. Qui tutto bene, ti pensiamo sempre. Le nostre preghiere sono per te e per tutti i nostri valorosi soldati. I giornali scrivono di come, dal Piave al Grappa, abbiate fermato l'invasore. Ed io ti penso lì, tra il fango e il piombo. Ognuno di noi sa che state facendo uno sforzo sovraumano per il bene della nostra amata patria. Oggi è arrivata la prima lettera di Luigino. Ma ci pensi, papà? Fino a ieri correva per strada con i pantaloncini corti. Ed ora è lì,
con i ragazzi del 99 ad aiutare voi veterani. Caro papà, siamo fieri di voi e ci manchi. Torna il reggimento di papà. Alto il vessillo al vento, baciato dalla gloria va. Torna col cuor contento, che al caso coltri di fumo di guerra, sangue e fango, cos'altro nel cuore se non l'amata e la patria? Sopra di tutto un grido solo, resistere senza cedere. Le acque del Piave siano testimoni eterni del coraggio e del valore degli italiani, le nude rocce del Grappa siano l'ultimo baluardo. Ignoto il nome, eletto lo spirito, ovunque egli sia, è l'Italia. Con voce di pianto e d'orgoglio gridano innumeri madri. È mio figlio! Fanti, artiglieri, mitraglieri, arditi, genieri, telegrafisti, flammieri, autieri, un unico corpo del sangue d'Italia, figli perduti. Nei duri cimenti della guerra, nella tormentata trincea, nell'aspra battaglia, conobbe ogni limite di sacrificio e di ardimento. Audace e tenace, domò infaticabilmente i luoghi e le sfortune, consacrando con il proprio sangue la virtù dei figli d'Italia. Oltre il fiume, avanzare, rapidamente avanzare, ricacciare dalla terra dei patri l'indomito nemico. Cavalleria e bersaglieri, con impeto e cuore impavido, oltre la sorte, oltre la morte. Valore ed audacia di chi da sempre nella lotta non ha posto odio, ma amore per la patria. Cavalieri e bersaglieri, fratelli d'Italia, mille prove da superare, volanti nella battaglia, testimoni del sacrificio, quale sentimento di vita. Un unico scopo per il quale sognare, per il quale combattere, per il quale morire. Per la patria un solo corpo, disciplina, dovere, amore e ancora fumo, lotta, piombo. La patria chiama, le piume e le criniere al vento, oddio, accompagnando il nostro ardore, accogli il nostro valore, esaudisci le nostre preghiere, benedici il nostro sangue,
te lo chiede il soldato d'Italia. Bersaglieri del battaglione ciclisti, cavalleggeri di Aquila, gli ultimi eroi della grande guerra. Ore tremende, un ultimo attacco, un'ultima carica, un ultimo sussulto per il bene dell'Italia, per l'amore della madre patria. Erano giovani, vivevano, avevano l'ardore in bocca, il vigore nel petto, un palpitio nel cuore. Soffio dalla vittoria, l'ultimo sforzo, ricco di gloria, ricco di amor patrio, quel sentimento che l'eroe sente forte, in segreto, nel più profondo del cuore. Infante piumato a superare il cavaliere, il cavalleggero a sostenere il ciclista. Cavallo e bicicletta, potenza ed utilità. Insieme e di più. Mai tanta fraternità d'armi e di intenti fu più gloriosa e generosa. Bersaglieri, ciclisti dell'ottavo, cavalleggeri di Aquila, gli ultimi eroi della grande guerra, gli ultimi eroi dell'allora Italia nostra. Potente fulminia, sempre e dovunque, l'artiglieria a cavallo, con impareggiabile abnegazione, prodigò il suo valore, la sua perizia, il suo sangue, agevolando alla fanteria, in meravigliosa gara di eroismi, il travagliato cammino della vittoria per la grandezza della patria.
Paradiso, 4 novembre 1918, 5 minuti all'armistizio, avanti, ancora avanti, senza che il dubbio sfiori le menti. Cavalleggeri di Aquila, verso la storia. Gloria o morte? Galoppo! Per l'Italia! Cariga! Esercito italiano! Dal 1659! Noi ci siamo! Sempre! Ed è proprio nel solco di quella tradizione che 100 anni fa l'esercito era al fianco del popolo italiano, protagonista indiscusso della vittoria. Oggi, consapevoli della responsabilità che la nostra storia ci assegna, l'esercito italiano affronta con passione, dedizione, coraggio ed onore le diuturne sfide. Uno strumento duttile nell'impiego, ferreo nella volontà, proiettato al futuro, orgoglioso custode delle proprie origini, che trovano radice sul filo delle baionette del Reggimento Guardie, che fu il primo reparto permanente nella storia europea. La preparazione dei quadri, elemento essenziale per la costruzione di una classe dirigente sempre all'altezza delle rinnovate e più ambiziose sfide che i tempi impongono. Scuola militare Nunziatella, Scuola militare Teolier, Accademia militare, Scuola sottufficiali. Palestre di vita dove, con impegno, tenacia, spirito di corpo e rispetto reciproco, si forgiano i comandanti di domani. Nel mondo silenti protagonisti, in Kosovo, dove il nostro impegno è unanimemente riconosciuto dalla presenza degli ultimi 5 comandanti della missione. In Iraq, dove i nostri uomini hanno addestrato il 45% delle forze locali. In Afghanistan, missione che continua ininterrottamente da 15 anni con la stessa energia e la stessa volontà di stabilità, dove il sacrificio dei molti nostri militari ha contribuito ad edificare le istituzioni democratiche e di sicurezza. In Libano, dove le nostre forze si sono imposte quale modello di operatività, professionalità e di vicinanza alla popolazione. In Somalia e in Mali, per continuare sempre a dare fiducia e speranza in un futuro migliore. In Libia, nel segno di Ippocrate, per la cura dei combattenti e dei civili. Ovunque, per la stabilità delle aree di crisi, con attenzione verso i più deboli, con spirito di sacrificio, con amore per la patria lontana, per un impegno continuo per la sicurezza internazionale. Ogni giorno in concorso alle forze dell'ordine, tra i cittadini, impegnati per la sicurezza nelle nostre città, nelle piazze, nelle strade, negli aeroporti, nelle stazioni, a protezione dei luoghi di culto come dei siti d'arte, sentinelle attente e pronte per la sicurezza di tutti. Al fianco delle popolazioni colpite da calamità, per aiutare senza indugio nei momenti in cui tutto sembra perduto, nei momenti in cui nel dolore la patria chiama a sé il suo esercito,
una luce, una speranza, una certezza per chi, seppur con dignità, trova l'angoscia della disperazione. Una mano tesa verso chiunque abbia bisogno, per amore del fratello, del prossimo, per amore della patria. Mai domi in addestramento continuo sulle nude rocce e sulle bianche montagne, tra gli azzurri cieli e le possenti corazze, così come tra le lacustri aree. Slancio, disciplina, impegno, senza sosta, per essere pronti in ogni momento, per essere sempre all'altezza. Nelle complesse sfide che il mondo moderno ci propone, l'evoluzione tecnologica si fonde con il coraggio, con la professionalità, con la fedeltà. Ieri come oggi, l'apporto di continue innovazioni ci rende più efficienti, più capaci, sempre più presenti nel sociale. Un'istituzione sana, solida, preparata, amata. La cura del corpo e l'addestramento costante, il raggiungimento di storici risultati nello sport, nelle diverse discipline e nelle specialità olimpiche, ovunque sulla vetta del mondo, facendo risuonare il nostro inno. Nella gloria di Olimpo, i nostri commilitoni feriti, con il cuore, il sacrificio e la passione per superare gli umani limiti, con incrollabile fede. Oggi, come ieri, la nostra fede è nel nostro popolo, è in quel tricolore che dal 1848, passando il Ticino, si fece simbolo di onore e sacrificio. Esercito italiano! Di più! Insieme! Bentornati in studio, abbiamo assistito al carosello storico, il tradizionale carosello storico dello squadrone Lancieri di Montebello, con la finale carica a cavallo di questo squadrone che è normalmente viene utilizzato per impegni di rappresentanza e cerimoniale. Reggimento Lancieri di Montebello però che ha anche una componente operativa, lo abbiamo già detto prima, è comunque un'unità operativa dell'esercito italiano che viene impiegata al pari delle altre unità dell'esercito nelle missioni internazionali all'estero, in missioni sul territorio nazionale. Adesso attendiamo che il reparto d'onore del Reggimento Lancieri di Montebello si schieri davanti alle tribune per la resa degli onori finali al Ministro della Difesa Roberta Pinotti. Ricordiamo che siamo in diretta dall'ippodromo militare di Tor di Quinto a Roma, dove si sta svolgendo la cerimonia per il 157esimo anniversario della Costituzione dell'Esercito Italiano, cerimonia che sta volgendo al termine, e voglio cogliere di nuovo l'occasione per ringraziare i colleghi, i ragazzi del Comando Trasmissioni dell'Esercito di Roma e i colleghi del 28esimo Reggimento Comunicazioni Operative Pavia di Pesaro per il supporto fornito a questa regia. La diretta che state guardando è interamente ideata e realizzata dall'Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione dello Stato Maggiore dell'Esercito. Linea alla regia, vediamo le immagini con la resa degli onori finali. Dopodiché ci ritroviamo di nuovo qui in studio perché la cerimonia militare volgerà al termine, ma non questa diretta Facebook. Ci vediamo dopo, buona visione. Thank you.
Il ministro della difesa si predispone a lasciare il luogo della cerimonia. Vengono resi gli onori al ministro della difesa. Le porto l'onore. Attente! Presenta! Onori al ministro della difesa! E con la resa degli onori militari finali si conclude la cerimonia militare per le celebrazioni di questo 157esimo anniversario della Costituzione dell'Esercito Italiano, ma non si conclude la nostra diretta. Continuiamo perché abbiamo degli altri ospiti qui con me, ve li presento subito. Sono il capitano Vittorio Martino e il sergente Epifanio Faraone, entrambi effettivi al 6° Reggimento Genio Pionieri e protagonisti, diretti o indiretti, della giornata di oggi, perché il vostro reggimento è stato decorato di medaglia d'oro al valore dell'esercito. La motivazione si chiama Operazione Sabina, è di questo che parliamo. L'esercito è da tempo interviene solitamente in aiuto, in soccorso alla popolazione, alle popolazioni colpite da pubbliche calamità, e questo è successo nei territori dell'Italia centrale 2016 e 2017. Il 24 agosto del 2016 una scossa sismica devasta i comuni di Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto e tanti altri comuni del centro Italia. Nei primi mesi del 2017 arriva un'eccezionale ondata di maltempo che mette ancora più in ginocchio le popolazioni del centro Italia. Sin dalle prime ore successive alla prima scossa sismica del 24 agosto 2016 l'esercito interviene con migliaia di uomini e donne sul terreno e centinaia di mezzi speciali del Genio. Si dà così il via all'operazione Sabina. Vittorio, tu hai seguito l'operazione Sabina sin dal quel maledetto 24 agosto 2016 e per tutta la sua durata, quindi chi meglio di te può riassumere quello che è stato l'impegno dell'esercito italiano in questa situazione? Buongiorno, dopo le scosse del 24 agosto 2016 l'esercito è subito intervenuto presso Amatrice e comuni limitrofi schierando oltre 1500 uomini e 500 mezzi. L'operazione Sabina è stata una continua evoluzione, infatti sono state fronteggiate diverse emergenze. E a fine ottobre abbiamo avuto altre scosse che hanno allargato il cratere del sisma portando alla distruzione altri paesi dell'Umbria e delle Marche, e poi, come ben ricordavi, a gennaio abbiamo avuto un'altra emergenza, quella a seguito della copiosa eccezionale nevicata che ha colpito sempre il centro Italia, che ha portato a uno schieramento di oltre 2500 uomini e 1000 mezzi. L'esercito, dopo le prime scosse di agosto, si è subito prodigato nella salvaguardia della vita umana e nel ripristino della viabilità, soprattutto per raggiungere quei luoghi dove erano ancora purtroppo seppellite delle vittime, recuperando superstiti,
ma anche aprendo vie di comunicazione che a seguito delle scosse erano rimaste lesionate. Quindi ricordiamo i due bypass alternativi costruiti da Amatrice, che hanno permesso nei giorni immediatamente alla tragedia di far sopraggiungere ad Amatrice i primi soccorsi fondamentali. L'intervento dell'esercito è continuato anche nei mesi successivi, cercando di ripristinare anche le normali condizioni di vita. Quindi abbiamo avuto anche un allestimento, per esempio a Norcia, di una cucina campale che dava ogni giorno più di mille pasti a chi aveva perso tutto. Per quanto riguarda poi l'intervento del Genio, che come ricordavi tu oggi con il 6° Reggimento Genio Pionieri ha preso un importante riconoscimento, c'è stata l'urbanizzazione di tutte quelle aree al fine di costruire ed allestire le soluzioni abitative di emergenza meglio conosciute come casette, oppure per esempio nei comuni dell'Umbria i famosi containers collettivi per ricoverare tutti coloro che avevano perso una casa. Tra l'altro voglio sottolineare che prima della bandiera di guerra del 6° Reggimento Genio Pionieri, la bandiera di guerra dell'esercito italiano è stata decorata di medaglia d'oro al valor civile per l'operazione Sabina ed è stato fatto esattamente un anno fa proprio qui all'ippodromo militare di Tor di Quinto, dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito questa importante onorificenza a tutto l'esercito. Vittorio, però l'intervento dell'esercito in questo tipo di situazioni calamitose non è un qualcosa di recente. Storicamente l'esercito è sempre intervenuto in aiuto alle popolazioni colpite da eventi sismici o da calamità naturali. Nel corso della sua storia l'esercito è sempre intervenuto a fianco della popolazione italiana in questi eventi che purtroppo, anche se tragici, comunque si possono verificare. È intervenuto durante il terremoto di Messina e Reggio Calabria, ma anche negli ultimi decenni con il sisma in Irpinia, in Umbria, Marche, L'Aquila, ma anche l'alluvione di Firenze, non ultima l'alluvione di Fiumicino e del Piemonte. È intervenuto decenni fa con i suoi militari di leva, che prestavano senza timore soccorso alla popolazione, e interviene adesso con militari professionisti. Nelle proprie azioni tutti i militari dell'esercito mettono passione e coraggio, però non possiamo non notare che se l'intervento di Messina con i militari di leva era un intervento poco tecnico, al giorno d'oggi riusciamo, grazie all'addestramento, alle capacità acquisite, a costruire anche urbanizzazioni di aree come le casette da matrice che prevedono certificazioni di impianti elettrici, idrici, nonché dell'impianto all'accio alla rete del gas, che permettono quindi di far entrare in queste casette gente che aveva perso tutto. Questo è possibile grazie all'addestramento e alla continua crescita professionale che i militari mettono in campo quotidianamente. Sergente Epifanio Faraone, mi permetto di darti del tu. Che ricordi hai di quell'esperienza? Anche tu hai partecipato all'operazione Sabina insieme ai colleghi del tuo reggimento. Buongiorno a tutti. Innanzitutto voglio affermare ciò che ha appena detto il capitano Martino, che l'esercito è un'importante risorsa non solo nella fase dell'emergenza, ma anche nella fase successiva, ciò che è il ripristino delle normali condizioni di vita dopo mesi successivi all'evento calamitoso. In particolare io ho partecipato in prima persona alla realizzazione del primo villaggio SAE, che sono le casette che ha appena citato il capitano Martino. L'attività è durata mesi, dovendo lavorare in condizioni quasi proibitive per via delle difficili condizioni climatiche che ha investito quasi tutto il centro Italia. Io, come tanti altri ragazzi, abbiamo lasciato le proprie famiglie a casa, come io, ad esempio, ho lasciato una moglie con un bambino di 3 anni, questo perché sapevo che stavo dando un importante contributo a questa popolazione. È una,
Una parte che mi ha toccato veramente è stata il giorno dell'inaugurazione delle casette, in cui lì ho ricevuto tante parole di affetto dalla popolazione, e in quell'occasione ho voluto che partecipasse anche la mia famiglia per far vedere ciò che l'esercito ha fatto. Grazie Epifanio, grazie al capitano Vittorio Martino e al sergente Epifanio Faraone, entrambi effettivi al 6° Reggimento Genio Pionieri. E con questo si conclude anche la nostra diretta. Siamo a Tor di Quinto, ippodromo militare, dove si è svolta la cerimonia per il 157° anniversario della Costituzione dell'Esercito. Vi ringraziamo, grazie per l'attenzione che ci avete voluto riservare, grazie per il vostro affetto e la vicinanza che nutrite nei confronti di tutti gli uomini e le donne dell'esercito italiano. Da Tor di Quinto, Roma, è tutto. Viva l'esercito, viva l'Italia. Ho sbagliato? Sì.